Buonasera, buonasera, benvenuti. Buonasera. Buonasera a tutti. Vorrei far notare, questa sera, oggi sì, siamo in clima serale, vorrei fare vedere, esatto, fare notare il boccale del taverniere. Invece di servirlo, lo scolare. Che taverniere sei se non hai un boccale di legno per bere la birra? Un taverniere nel 2021. Vabbè. Bene, signori, io direi che la situazione era concitata. Ve lo faccio il riassunto. Ma è una zona tranquilla. Ma sono che è gentile. Successo? Vi faccio il riassunto, tanto non c'è da dire molto. Allora, di nuovo, siete entrati in queste terme. Dovete rintracciare il culto dei tre morti. Didrit si è unita al gruppo. Didrit sta cercando Tavius Krieg, il reggente di Elturel. La sua, tramite delle indagini, diciamo delle voci, confermate poi dalla sua mentore, pare che fosse a Baldur's Gate, per cui i sospettati viene da sé pensare che siano, che sia il culto dei tre morti. Ovviamente siete entrati alle terme, avete indagato in maniera questa volta ortodossa, ma con un finale un po' poco ortodosso. Siete riusciti a scoprire tramite la giovane massaggiatrice Kirmilla, siete riusciti a scoprire l'ingresso per fare un sistema o di non tanto un sistema di fognatura quanto un sistema di pare canalizzazione delle acque o un sistema di celle molto antico che è mezzo sommerso d'acqua. Vi siete fatti spazio fino a un grande trivio ove erano, avete finalmente scoperto le divinità associate al culto dei tre morti, che erano Bane, il dio della tirannia, Bal, il dio dell'omicidio, e Mirkul, il re delle ossa. Per cui avete scoperto che ogni cultista, diciamo, qui sono presenti i cultisti di questi dei, e come avete potuto notare, ogni cultista ha, diciamo, delle predilezioni particolari. Spingendovi avanti, avete sconfitto tre cultisti di Mirkul e trovato tre libri di magia, che in questo momento ha la nostra cara Lara. Sembrano tre grimori. Due non ce l'aveva. Io ne ho due. Ah no, due nei sì, tu ne hai due. Io ho quello rosso e quello ambra, lei ha quello nero. Vabbè, tanto l'avete in inventario. Sì, no, sì. Le avevo tutti io per ora, o no? No. No, se le fate restituire. Comunque, queste sono bazzecole. Spingendovi avanti avete potuto sentire delle urla di una persona che a quanto pare sta venendo torturata. Dopo aver sconfitto i due carcerieri avete scoperto che la persona in questione è Klim Giasso, ovvero la ragione per cui il nostro caro Kalius è in città. E dopo il combattimento, dopo lievi scaramucce sul da farsi tra il party e una benedizione, una cura imposta dalle gentili mani di Kalius, Didrit è scoppiata a piangere un pianto liberatorio. E qui, caro Sham il Quinto, possiamo andare in plancia e cominciare la sessione odierna. Siete Lara, sei accanto di Didrit e la stai cingendo in un abbraccio consolatorio. Herald cerca anche lui di dare una mano, ma in maniera abbastanza goffa, mentre vedete che Margesh si allontana un po', quasi oserei dire in panico, anche se è un parolone, ma non sa gestire questo tipo di situazione. Le accarezzo i capelli e dico: tranquilla, andrà tutto bene. No! Quando sento che ancora sta piangendo, tipo, senti proprio che ti stringo più forte.
ti allontano prendendoti gentilmente tipo dalla spalla. Siamo tutti molto stanchi. Usciremo da qui. E potremmo prendere una boccata d'aria. Mi avvicino anch'io, lasciando un attimo il nostro nuovo incontro ancora sdraiato sull'altare dove si stava riprendendo. E li tengo, mi avvicino, mi inginocchio verso di lei, tiro fuori il mio fazzoletto di stoffa e glielo porgo, cercando di tenergli una mano per sollevarla. Mi aspetterò un attimo, poi mi tiro su e intanto mi asciugherò il viso. Idrit, immagino che un'accusa di alto tradimento e perdere tutto quello per cui probabilmente hai combattuto tolga quasi la ragione di vivere, ma non possiamo fermarci adesso. Abbiamo quest'uomo da proteggere, abbiamo questa città ancora da proteggere. Forse questo ti aiuterà a riscattarti, a riscattare quell'onore che pensi di aver perso. Io intanto vedi che ancora un po' è affannata. Io no, non è quello, è tutta sì la tensione, la missione, l'accusa, ma io spero tanto che non possa mai accadere di vedere la propria città scomparire e l'uomo che hai sempre amato e sepolto sparire con essa e ritrovarmi in questo, vedi proprio che batto il piede, in questo schifo di città ridotta in questo stato soltanto per aver chiesto un po' di aiuto. Io ti prendo un attimo la mano, ti accenno un sorriso. Gli dèi alle volte hanno un loro modo di guidare le nostre vite verso le nostre missioni. Chi lo sa, magari anche tu stai affrontando questo per volontà di Ilmater, Thorm, Tyr. Sono sempre vicino a noi in un modo o nell'altro. In questo momento vedete Herald con... contate che Herald si era inginocchiato su un solo ginocchio per andare, tra virgolette, a soccorrere Tidrit. Vedete che si alza, si scuote i pantaloni con due pacche. Mentre si incammina, non guarda nemmeno Didrit negli occhi e dice: potrai piangere solo quando tutto questo sarà finito. Dove hai messo la forza che avevi prima? Forza. Quando lo vedi, so. Quando vedi che sto qui, mi giro un secondo verso di te e dico: sei forte. Non cambiare adesso. Lo so. Ho fatto... Vedi che mi rimetto proprio in... Cerco di rimettermi un po' nella mia stessa posizione di come ero di solito. Lo so. Ho fatto un giuramento. E lo porterò a compimento. Fornirò questo servizio alla città e dovrò quello che devo. Scusate se fino adesso sono stata così rigida. Io di solito... non sono così. E quindi vedete che metto la mano sul petto. Avrete tutto quanto il mio sostegno. Margesh, intanto ti sei un po' leggermente distaccata dagli altri. Stai dando uno sguardo nella sala dagli sì. altri buchi. Noti innanzitutto che la stanza, questa stanza essendo molto grande, è sorretta per forza di cose da quattro colonne. Ok, quelle che vediamo un po' prima, diciamo, da sì. dove siamo passati. Sì.
Vedi dritto davanti a te, quindi verso di qua, una porta, oltre che ovviamente le aperture che già vedi al di sotto. Senti, Kalios, senti tirarti la casacca. Quindi mi accompagnerete fuori. Sì, signor Gesso, come le ho promesso, l'accompagneremo perlomeno verso l'uscita. Poi la invito a scappare e andarsene velocemente. Lo Da farò. quanto tempo era qui sotto? Te l'ho detto più di una settimana. Ho perso il conto. Per me è sembrato un'eternità. Le consiglio una volta uscito dalla città di abbandonarla immediatamente. Non può uscire. C'è il blocco. Magrash, quello che tu puoi fare non vuol dire che gli altri non possano fare o lo possano fare. Quindi, Fate come credete. come le dicevo, cerchi di scappare in qualsiasi maniera possibile, prima che questa città sia completamente invasa dai migranti che arrivano. E guardo per un attimo Didlit, per ricordare il nome della sua città e per ricordarle quello che è successo. Ma non do neanche una risposta definitiva sul nome di questa città. Ok. La lascio così interrotta. Io guardo l'uomo. Signor Giasso, mi scusi se la disturbo. Volevo farle una domanda prima di accompagnarla. La persona che ci ha concesso di entrare qui e di portarla in salvo, mi ha rivelato che questo posto appartiene alla famiglia Vantampur. Volevo. È risaputo. Per mia sfortuna, non so a quale dei Vantampur questo posto appartenga. Non lo so. Perché è importante? Purtroppo. Non credo che quella famiglia sia una famiglia buona, soprattutto se il culto si nasconde sotto queste terme che appartiene a loro. Può ben capire che mi interessava sapere a chi della famiglia appartenesse, se ha sentito una voce o qualcuno dei suoi aguzzini parlare a riguardo. Sono stato chiuso in una delle celle più in fondo fino a questa mattina. Non ti so aiutare, ragazzo. Mi spiace. La ringrazio comunque. Si riguardi, dopo che la porteremo da qui, via da qui. Signor Giasso, un'ultima domanda. E ovviamente mi avvicino a lui e gli sussurro di più. Sai il motivo per quale è stato condotto qua sotto? Ancora qualche traffico illecito? O ancora qualche scommessa azzardata? Probabilmente sai benissimo. Il debito che avevo contratto, i miei fratelli non mi hanno impedito di avere la mia eredità, la mia parte di eredità. Il mio povero padre è venuto a mancare da qualche mese. Ammetto che ho avuto dei problemi con il gioco. Sai, ognuno metabolizza i propri problemi in maniera diversa. E volevo ricorrere appunto a te per avere quello che mi spetta e chiudere il debito con i miei fratelli. E penso che col dolore nel cuore penso che siano stati proprio loro a volermi far fuori. Vedremo le prove di tutto questo, di sicuro qualcosa sarà rimasto, soprattutto se hanno pagato questi uomini per torturarla. Comunque, adesso non abbiamo più tempo. Prego, ci segua, Io per favore. commento un attimo alla fine di questo discorso dicendo, beh, spero per il disturbo e per la gratitudine che saprà dimostrare, saprà ben comunque ringraziarsi a modo suo. Non che vogliamo molto, ma sicuramente
sarebbe gradito qualche ricompensa. Se riuscirò ad accedere alla mia eredità, sarete più che miei ospiti. Io non ho nulla da ridire, allora. Bene, se tutti abbiamo preso... Finisco un attimo, 2 minuti, giusto, veloci, di smontare l'armatura al soldato qui morto che stavo togliendo prima di andare verso Giasso e liberarlo. E dopodiché spingerei Giasso verso l'uscita, immagino che ci muoveremo tutti verso... Tutti assieme, senza assolutamente nessun tipo di problema. Giasso di nuovo all'ingresso. Indicherete appunto la via per salire le scale. E lì si congederà. Un po' impaurito per quello che è successo, ma rincuorato. Vi riporto al bivio. Ritornate all'incrocio, finalmente all'asciutto. Cosa Muovetevi dove vogliamo? volete andare. Come vogliamo fare? Di là c'erano ancora dei corridoi, ma di qua avevo trovato un arazzo e continuava anche da questa parte. Margresh, mi sembri abbastanza sicura di te. Vediamo Dove? se questa tua sicurezza ci porterà dove vogliamo andare. Io ti voglio dare fiducia. Che sorpresa! Sei fidata di me, adesso io mi fido di te. Didrit, se te la senti, ti chiederei di chiudere la fila. Cominciate a discendere dei gradini che vi portano un paio di metri più in profondità. Arrivate in una sottospecie di insenatura, laddove c'è un grosso arazzo che, come ho detto, raffigura una scena di quattro figure completamente senza volto, che ne fanno a pezzi un uomo con delle armi da Povero taglio. uomo. Vedo le armi da taglio come sono? Sono pugnali, daghe, spade. Irrilevante, sono accette, sono asce, spade. Ok. Io mi avvicino un attimo al quadro. È un arazzo, giusto? Ha Un detto. arazzo. Cosa vuoi fare? Lo guardo un attimo e faccio. Beh, vi sembra, vi ricorda qualcosa questa simbologia? O non lo so, penso ne sappiate voi di più di me di questo culto. Non guardare me. Lara, credo che questo sia il tuo pane. Beh, in realtà non esattamente, ma se dovessi andare per deduzione, considerando che venerano le divinità legate alla morte, all'omicidio, non credo che sia troppo distante come un'immagine rappresentativa del culto. Ma E sono... sono. Io mi avvicinerei un po' di più all'arazzo e, siccome le mie conoscenze non sono sulla parte religiosa, ma più sulle tinte, i materiali e le stoffe che la mia famiglia tratta da tanto tempo, vorrei provare a capire quanto tempo è vecchio, questo arazzo. Allora, E se sicuramente eventualmente... noti in questo momento che ti avvicini di più una grossa macchia di muffa giallognola presente sul lato. È un arazzo che sicuramente è stato di ottima fattura, completamente eroso dall'umidità. Se ti dovessi fare un paragone col mondo odierno, è come se fosse un persiano. Quindi filo Quindi intrecciato, ottima fattura. mi sembra che, nonostante sia di ottima fattura, anzi, a maggior ragione che fosse di ottima fattura, per essere così ammuffito, è probabile che sia qui da molto tempo in questo luogo. Potresti pensare questo, potresti pensare che l'acqua, il livello dell'acqua si possa alzare, non lo so. Scusa, Galius, ma se questo dipinto rappresenta un po' il culto, come ha detto Lara, perché metterlo in un posto dove si può rovinare?
dipinto arazzo e non dipinto, che è una cosa molto diversa Herald, di per sé. È simbolico, normalmente gli arazzi si tengono nelle case, nelle ville dei nobili. È qualcosa per ricordare magari il passato, magari quello in cui si crede. Se lo tengono qui è probabilmente che questo sia il centro del culto. A maggior ragione se addirittura lo fanno rovinare, perché come vedi è di ottima fattura. E prendo un bordo un po' più in alto, che immagino sia quello invece meno inumidito. Prendi il bordo in alto. E lo prendi. In quel momento c'è un sottile sbuffo. E mi fai un tiro salvezza, ti faccio fare un tiro salvezza su Costituzione. Una sottile nuvoletta di sbuffa. Questa muffa si espande nell'aria. Margesh, me lo fai anche tu? Ok. Lo faccio io. Ok. Ovviamente. Margesh, tossisci. Cazzo! Sono 9 danni da veleno e sei avvelenata. La Madonna! Era il desiderio. Mannaggia te quando metti le mani su questa roba! Cosa, Master? Non devi stare così vicino. Fottiti. C'è una colazione giusta per guardare questo tipo di cose. Ho detto fottiti! Master, cosa hai detto? Herald? No, no, Kalius si è riuscito a scansare in tempo. Ah, ok, ok. Ti senti in effetti un po' strana, un po' intontita, Margesh. Io penso che ci sia qualcosa da questa parte. Lara, non andare davanti. Herald, ti affianchi a Lara? Yes. E vedi immediatamente una stanza dal taglio strano. Con queste 3 travi di legno che sorreggono anche loro questa stanza. E davanti a voi un altare. Potete vedere distintamente sopra l'altare una grossa maschera d'acciaio, appesa con delle catene. Ed è a forma di teschio. Come se fosse un teschio arrabbiato. Ok. Questo è strano. Herald, aspetta. Dovremmo prima... Kalius, ma tu che ne controlla... sai? Controlla... No, non hai che... Aspetta. Kalius, prima che andiamo avanti, controlla se... quella... cioè... guarda la Margesh, continua a tossire. Dobbiamo cercare di mantenerci il più in forma possibile. Non sappiamo quanto è grande questo luogo. Oltretutto in fondo a sinistra sembra che prosegua. Sembra che abbia inalato le spore dei funghi che c'erano dietro. Credo che tra poco li passerà, è solo un po' di tosse. E non sono un medico, quindi non saprei esattamente come aiutarla. Master, quando dicono questo, io mi giro e dico: ragazzi, qui c'è una cosa che dovreste vedere. Che cosa era? Tipo un altare con una maschera. Io mi sono spostata lateralmente. Ah, vai, entrate che io chiudo la fila. Vai. Io guardo un po' il soffitto mentre entro. Forse, non lo so. Il soffitto... qualcosa. No. Non è niente di che. È come tutti gli altri soffitti. Herald, man mano che ti avvicini con la torcia, Margesh... potete vedere l'altare completamente sporco di sangue. E riesce a distinguere, Herald e Margesh, delle interiora cosparse sopra quest'altare. Il sangue mi sembra secco. Come mi sembra? Fresco. Ragazzi, questo è stato usato recentemente. Il sangue sembra parecchio fresco. Non è parecchio fresco. Se vuoi ti avvicini e mi fai un tiro su medicina. Se vuoi, Master, posso farlo anch'io? Io non te lo faccio semplicemente perché il mio personaggio non lo farebbe mai. Cioè, una cosa è un tiro su sopravvivenza, una cosa... Sì, sì, io ti ho detto, se lo vuoi fare, avvicini e lo fai. No, no, semplicemente no. Non è Dairon. Cos'è? È una carcassa, per caso?
Hanno ammazzato, hanno scannato qualcuno qua. Ah, che schifo. Dannazione. L'odore, l'odore è nauseabondo. E questo il rituale che di cui parlavi prima? Non ne ho la più pallida idea, ma che la triade apre in gloria le persone che sono state immolate qua sopra. E vabbè, ma perché sono avvelenato? Fidati, non è perché sei avvelenato. La vita vera. Allora, non sembrano freschissime, non le tracce di sangue, ma non sembrano neanche vecchie. Okay. Però non lo puoi, non lo sai, magari tutta questa umidità ha mantenuto il sangue più fresco. Se non mi dispiace, io uscirei di qui perché l'odore è un po' appestante. Possiamo anche proseguire, a sinistra si prosegue. Proseguiamo. Secondo me stiamo seguendo la giusta via. Io, Master, per l'odore? No, per le cose che stiamo trovando, ma anche per l'odore. Master, io comunque lo vorrei provare il tiro su medicina. Provalo. Voi continuate tranquilli. Se vediamo che gli altri si sono fermati, non è che andiamo. Non ha più di 24 ore e meno di 12 ore. Dannazione. Lara, dobbiamo arrivare in fondo a questa faccenda. Io mi giro, Lilith. Ti dico, il sangue non ha più di 12 ore. Significa che qualsiasi rituale. Ho detto che ha più di 12 ore. Ah, ok. Ha più di 12 ore. È possibile che qualsiasi rituale sia stato compiuto sia avvenuto veramente molto di recente. Quindi non so molto di rituali o di roba magica, ma facciamo attenzione. Lara, ti accorgi, visto che qualche ora fa l'hai visto, questa maschera è chiaramente la raffigurazione di Baal, il dio dell'omicidio, e chiaramente le viscere sono un'offerta. Mi porto un attimino la manica alla bocca. È possibile che sia un'offerta. Un'offerta per Tyr? No, era un'esclamazione. No, per la divinità dell'omicidio, Baal. Margesh, fai qualche passo in avanti, ti scocci a sentire queste chiacchiericce. Sì. Più che altro volevo capolino e guardare oltre questo muro. La stanza è completamente vuota a parte dell'acqua. Puoi vedere però un cadavere qui, più o meno. Non so se vedi la freccia. Sì, sì. Seduto, praticamente in posizione seduta, con il ventre completamente aperto. Sempre un altro cultista col mantello, com'è? Questo è nudo. Ok. Ma no, non riesci a capirlo da lì. Ok. Io faccio, siccome Herald mi vede, faccio. Master, io prima di questo ho alzato anche la mano, volevo aspettare che Kalius si accostasse accanto a me, perché io volevo dire: ah, Kalius, vedo ripetutamente che la battaglia non fa per te e utilizzi sedie e scudi per tangere i nemici. Vedi che frugo nella mia scarsella e tiro fuori un'accetta da lancio. Te la lancio così e dico: magari è meglio di uno scudo. E va bene, proverò a fare del mio meglio. Vedi che la metto, cerco un posto dove metterla.
rimango lì in mano con l'accetta così. E vado avanti tutto, tutto impettito perché poi mi chiama Margash. Una domanda, visto che, che abbiamo fatto questa interazione. Master, l'accetta che mi dà lui, che immagino sua, posso capire dove potrebbe essere venduta? Quindi da un dove fabbro o un mercato. Ok, c'è qualcosa nella lavorazione che mi può far capire dove potrebbe essere stata fatta? Ah, è umana, non... no. Ok. Non ha niente di particolare rispetto alle armi che hai già visto. Margash si allontana rapidamente, sentite gli scrosci dei suoi passi nell'acqua. Io mi avvicino perché mi chiama e quindi... Ti avvicini, Margash, al cadavere. Mm-hmm. Noti che ha al collo un'incisione con il pugnale, con lo stesso simbolo che avete visto sulla porta. Il simbolo che, a detta di Lara, era il simbolo di Baal. Un teschio... un teschio. Un teschio ghignante. Beh, uno l'abbiamo salvato, un altro è morto. Forse lo guardo meglio, Master. C'è magari un... gli sembra che mancano le viscere, qualcosa tipo quelle... Sì, ti ho detto che è comunque sviscerato. Ok, ok, no. Ora sappiamo a chi erano, di chi erano quelle interiora. In tutto, che intuito. E che schifo. Margash, tutto bene? Non ti sento più tossire. Vedi che in realtà sto ancora un po'... c'ho gli occhi lucidi. Sto benissimo, grazie. Ok. Se dovessi avere... Di qua c'è qualcos'altro. Però non riesco a vedere bene. Fate stare sempre Merald davanti. Io ci vedo nell'oscurità e lui... Qui vedete una parte di parete crollata completamente. Qui ci sono delle macerie. Master, sembra qualcosa che sta lì da tanto in quello stato, cioè tipo umido e fatto, o sembra tipo recentemente spaccato? Non sembra recente. Ok. Master, io ho visto che sono in prossimità del corpo. Vorrei capire se i suoi indumenti, da quello che ha addosso, se è più o meno che tipo di personale, sarà un commoner o è nudo. È nudo? Sì, è nudo. Nudo. Ok. Ma fatemi capire, quindi voi due, ovviamente mi riferisco a Margash e a Herald, voi cioè queste cose le fate di professione? Cioè una cosa che fate spesso? Sì. Qualcuno deve pur farla. Da più anni. Ma in realtà sono la proposito... mia prima missione. Scusate, a proposito Lara, visto che ti sei avvicinata, medicina. Voi continuate. Master, io ti volevo fare, se tu permetti, un tiro su sopravvivenza per vedere se è stato causato da qualcosa il crollo. No, non ti è concesso, non lo puoi sapere. Ok. È impossibile da sapere. Lara, stimi che dalle condizioni del corpo che sia morto da un giorno o meno. Quindi avvalora la tesi di Margash. Io mi avvicinerò, invece aspetterò che Didelit si avvicini. Mi dispiace per tuo marito, l'hai menzionato prima. È caduto prima della città. Sì. Lui e la mia famiglia sono il motivo per cui indosso il guanto e lo stemma degli Elrider. È il loro nome. Sì. Lui era un soldato, però ha dato la sua vita per la città e io farò la stessa cosa. Ti fa onore, Lidlit. Ho avuto la fortuna di fare quello che mi piace, assistere guerrieri valorosi come te e altri a Neverwinter in diverse missioni.
ho avuto anche il piacere di poter guarire alcuni di essi, poterli veder tornare a casa dalle proprie famiglie. Mi spiace che non sia stato così per te. Ormai è passato del tempo e adesso il mio compito è proteggere gli altri. E quindi cercherò di farvi uscire tutti vivi da qui. Nel frattempo voi vedete che Margesh, nonostante quello che dice, non sta benissimo. Si tiene con una mano sulla parete e con l'altra disattiva, diciamo, i fulmini dalla sua frusta e si appoggia un po', diciamo. Non sta messa benissimo. Allora io mi farò largo tra i due omuncoli. Avanti, Margesh. Anche tu hai tirato troppo la corda. Questa è una delle ultime cose che posso fare, ma tu sei necessaria affinché tutti noi possiamo uscire vivi da qui. Vedi che ti appoggio la mano sul petto? E Master, uso gli ultimi 5 punti di Leonance. D'accordo. Ah, però la dovevo targettare. È uguale, io l'ho assegnata io. Mi giro e faccio. Ti ringrazio. Vedi una luce che si propaga dalle sue mani, ti ripoggia sul petto e senti il dolore fitto che avevi ai polmoni scemare. Non sei completamente in forma, ti senti ancora fiacca, ma va molto meglio. Ti ringrazio, ma non c'era bisogno. Stavo bene. Lo so, ma adesso starei meglio. Andiamo oltre. Qua di qua, Master, dimmi se... Cioè, è qua è caduto, ma non mi sembra... No, non ti è possibile passare. Ok, cioè non è due cose che posso spostare. Completamente crollato. Okay, è come se fosse un piccolo corridoio completamente crollato, collassato su se stesso. Niente, qua è un vicolo secolo, dobbiamo tornare dove abbiamo trovato quel tizio appeso come un salame. Vi ci porto. Farete la strada al contrario e arriverete per l'ordine che mi avete dato. Così. Ok, da qua ci sono due vie. Possiamo prendere questa a sud o l'altra dove abbiamo trovato il tipo, sempre a sud. Là c'è un prima qua sulla nostra sinistra. C'era una porta, mentre di là continuava ad andare più in profondità. Volete vedere cosa c'è dietro la porta? Fermi. Vi faccio fare un piccolo test. Oh no. Eh sì. Oh no. Oh no. Oh no. Ok. Momentino. Herald. Quanti dadi? Devi almeno chiedercelo. No. Allora, tutti, sentite puzza, una puzza di rancido, come di uova marce, come di putrido, provenire da questa parte. Dall'odore non mi sembra molto rassicurante. Io controllo le mie bisacce e... Master, ti posso fare un check per capire se qualcosa legato alla non morte? No. Cioè non mi sembra comunque puzza di cadavere, sembra più di altro. Ti ho descritto la puzza di marcio, di rancido. Puzza di come di uova marce. Anch'io cercherò nella mia borsa, però non troverò tracce di non morti, ma cercherò un fazzoletto di quelli profumati.
E in qualche modo, magari con qualche molletta o qualcosa, ti terrai semplicemente il fazzoletto sulla bocca. Vorrei mettere proprio una molletta per tenerlo, per non tenerlo hai davanti. Mollette. Mannaggia, nessuno di voi ha una spilla, un qualcosa, un, una Lara mollettina. Lara fa un sorriso. Lara fa un sorriso, ti guarda. Beh, certo che. Forse sei anche più sensibile di me che vengo da Neverwinter. È che non vorrei vomitare sopra questa nuova accetta che mi hanno dato. E prenderò due pezzettini di stoffa e me li infilo su per il naso. Harold. Master, io farò due passi, metterò qui e mi giro verso gli altri. Scusate, vi avevo bloccato il movimento per non farmi muovere. Aspetta, Harold. Aspetta. Vedi che mi metto qui e... guardando in entrambe le direzioni voglio utilizzare Divine Sense. Non cosa percepisco? Nulla. Nulla. Io intanto vedete che scartabello nello zaino e contro, diciamo, per un attimo tiro fuori, poi la rimetto dentro una boccetta d'acqua, probabilmente dalle insegne roba varia, potrebbe essere acqua santa, ma non ne siete sicuri. Ok, Harold, da entrambe le direzioni non mi sembra di percepire nulla di pericoloso. Io però da penso questa che direzione sia... percepisco qualcosa, a parte l'odore. Non basta l'odore. No. Che cosa percepite? Fate capire anche noi che ce ne intendiamo un po' meno, per favore. Il problema è che non percepisco nulla. Non so se è un buon segno o se è un cattivo segno. È possibile che ci siano altri cadaveri? D'altronde anche lì... Ma invece di stare qui a parlare di quanti cadaveri ci sono, ma non so, non vi va magari di andare avanti voi questa volta in avanscoperta per, insomma, vedere se c'è qualcosa, visto che si vede adesso. Muoviti, andiamo, non perdiamo altro tempo. Ah, di nuovo noi? No, tu rimani indietro questa volta. Puoi aprire la porta, Harold, se puoi. Mi casa è stu casa. Apri la porta, fai un paio di passi avanti, la puzza è persistente, molto forte. Fermi là così. A un certo punto, Margesh, ti accorgi di una cosa, ma è troppo tardi. La fiamma sulla torcia di Harold comincia a emettere scintille. È una fortissima fiammata, si propaga tutto attorno alla stanza fino a fuori la porta. E mi fate un tiro salvezza su destrezza, tutti e tre. Ho capito che è successo. Sì, sì. Anche io ho capito che è successo, Moschi. Salvezza su destrezza. Salvezza su destrezza. Ci sta. 4-16. Ok. Chi non lo supera prende muore. 22 danni. Sono a terra. Chi lo supera la metà. Aspetta. 11 danni. Aspetta un attimo che devo vedere. Master, me li scali tu, me li scalo io. Scalateli tu, aggiungeteli tu. Io stavo per fare un passo. Ok. Te li aggiungo io, dai. Quando vedo questa fiammata e faccio un salto indietro, io sono a terra allora. Sì. Bruciando vedete, solamente un po' la punta. Sentite questa fiammata enorme. Vedete la vampata della luce. Io allora, subito. Io penso che dovremmo urlare prima noi che siamo nella stanza e poi quelli che stanno fuori. Allora. Master, toglimi anche a me gli HP, che non so come togliermeli, ma ho fallito anch'io e sono a terra. Allora, io credo che ci accorgiamo tutti e tre di cosa sta succedendo troppo tardi, appunto. Io sento la mia torcia fare tipo zzz, e poi questo
questa vampata di fuoco che si espande per tutta la stanza fino a fuori. Getto la torcia, però ormai è troppo tardi e quindi c'è questa specie di esplosione di fuoco. Per girarmi vedo le mie due compagne di party che vengono investite e automaticamente stanno per cadere a terra. Master, quello che voglio fare io è prendere Margesh sotto a un braccio e con l'altro braccio, con l'altra spalla, buttarmi addosso a Idlith. Lo fai appena in tempo, Herald, perché l'intera stanza crolla. Appena esco, dico, tutto confuso, non se sento un fischio nelle orecchie per l'esplosione che è appena avvenuta. Sono tutto bruciacchiato, l'armatura è ardente addosso e dico, urlo solamente, Lara! Lara! Quando tipo sento quando vedo questa cosa, Lara subito corre. Che cosa è successo qui? C'era del gas nella stanza. Allora, Master, togliti quell'armatura bollente. Intanto gli dico di togliersi l'armatura rovente di nuovo. Non è bollente. Ah, vabbè, ok. Ovviamente la prima cosa che faccio, Master, è lanciarmi su Idlith e su Margesh. E vorrei questa volta usare il mio pool di dadi Healing Light. Okay. Una volta su Margesh e una volta su Idlith. Tirami 2d6 e ruolala pure. Ok. Le devo selezionare però, no? No, tirami direttamente in Light e glielo assegno io, dai. Ma se io semplicemente mi siedo nell'acqua con le spalle al muro e mi tengo la gola che è tutta bruciacchiata. Respiro a fatica. Io ovviamente mi lancio anch'io verso Idlith ed Herald, soprattutto Margaret, immagino sia anche lei in braccio vicino a Saphir. E vedendo che anche Herald è messo male, ti punterò la moneta contro il petto e sentirai come se le tue vene si riempissero d'oro. Ti senti all'inizio impesantito e poi ti prendi un core bounce. Mentre Kalius fa questo, Lara comunque si è messa in ginocchio e praticamente ha l'acqua che le arriva. Nonostante tutto vedi che comincia a sudare un attimino. Mette una mano sul petto di Idlith e un'altra sul petto di Margesh. Vedete una luce dorata fortissima sprigionarsi dalle sue mani, però vedete che comunque è molto provata nel farlo. Vedi che delle goccioline di sudore tipo le cadono facendo dei piccoli cerchi concentrici nell'acqua. Quando finirò, ritirerò i palmi. Aprite gli occhi tirando un grosso sospiro. Idlith e Margesh. Io la prima cosa che vedo è Lara che mi sta appiccicando. Cosa è successo? Io ricordo di aver visto un lampo. State meglio? No, cazzo! Stai ferma. A questo punto quello che farò l'ultima cosa, Master, vedendo che comunque Margesh sta... Le mie cure non sono state abbastanza... Sono ustionata da tutte le parti, ho praticamente ustioni di secondo grado e anche di terzo, praticamente su tutta la parte frontale, i capelli bruciati quasi completamente... Vabbè, i capelli sì, dai, con la fiammata è la prima cosa che vanno a fuoco. Effettivamente sì. Anche perché, ragazzi, guarda che ma sono tanto andato pelo mezzo metro a notte, quindi capirei. Esatto. Kalius, puoi targettarlo anche se non lo vedi.
dal tracker ti dice se stai targettando. Ok, lo stai targettando. Okay. Lara, Lara sta... la vedete molto pallida in viso. Dice, ok, stai un attimino ferma. Ancora una volta, vedi che ti pone le sue mani sulle ferite. Per niente senti che comincia a pregare e le senti dire Telin Lated Lastobetin Tolo Dan Nan Galat. Nel momento in cui finisce di dire queste parole, la vedi che Priente perde praticamente un attimino forza e Master Yikaru l'ultimo spell slot con i Kurgons. A chi? A Margesh. Io nel frattempo, Master, un attimino che la targetto. Posso? Io nel frattempo vedo che Kalius mi presta aiuto e mi rialzo dandomi una mano ad alzarmi sulla parete. Ovviamente ti aiuto anch'io. Gli porgo il braccio come per ringraziarti. Sono molto affannato. Guardo Didlit, mi dirigo verso di lei. Mi calo un pochino, anche a lei tendo il braccio come per aiutarla ad alzarsi. Mentre glielo tendo, la guardo e dico: è troppo presto per arrendersi, no? Io vedi che forse, non lo so se tu te lo aspetti o meno, ma ti prendo proprio qui all'avambraccio, proprio da soldato. Io quello volevo. Mi tiro su tenendomi sulla lancia. No, però la prossima volta vedi di dare ascolto alle mie sensazioni. Margesh, meno male che Didrit ti ha fatto Leon End. Sei mutato, perché saresti morto. Sì, sul sì, corpo. Sì, ho fatto il conto, infatti sarei morto. Ma io infatti quello che vedete è che io mi alzo, farnetico qualcosa, mi... Vedete che traballante mi allontano un pochino, mi accosto praticamente alla parete, diciamo un po' barcollante, e di fretta, diciamo, da dentro lo zaino, vedete che lo butto a terra, prendo la moneta, quella a due facce, e la stringo, no? Vicino al petto, e dico: nessuno, contare mai su nessuno al di fuori di te. Quante volte me l'ha detto il maestro? Che sono. Lara. Vedete Lara che è letteralmente tipo pallidissima in volto. Vedete che per un attimo tipo... La vedete letteralmente per un attimo svenire. Cioè, la vedete che praticamente sta bene fisicamente, non ha una ferita, però la vedete letteralmente svenire, la vedete diventare pallida dopo l'ultima, dopo aver curato ancora una volta Margesh, vedete sprigionare questa luce e subito dopo la vedete crollare a terra. Darius, ti prego, pensa tu a Lara. Io devo riprendermi. Vedi che mi sa che tutti vi dovete appoggio... riprendere. Spostatevi di qui, per favore. Via, via, prima che esca fuori qualcos'altro di pericoloso. E cerco di prendervi un po' tutti, di sollevarvi un po' tutti, anch'io facendo fatica, mettendomi quasi a bilancia per cercare di tirarvi su. E vi porto indietro. Sedetevi. Tanto di sicuro non possiamo andare avanti così. Lara, stai meglio? Lara è svenuta. Ah, proprio... Sì. Okay. Dopo aver portato tutti indietro, prenderò Lara tra le braccia e cercherò di metterla in una zona dove è meno bagnata. La vi porterò dove ci sono lì gli scalini. All'altare, sì. Okay. Sì, 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 sì. Io, Master, se Kalius mi prova a toccare,
No, tu vai con le tue gambe. No, ma comunque se lui fa il gesto, io ringhiando, gli do proprio una pinza e gli faccio: non mi toccare! Non mi devi toccare! È nervosissima, la vedete proprio scazzata. E in realtà se ne sta tipo. E io baccolo un po' all'indietro e dopo prendo l'aria e la porto via. Signori, che volete fare? Volete fare un riposo breve? Penso che l'idea sia quella. Diciamo che data la situazione, forse sarebbe una buona idea, ecco. Passerete allora la prossima oretta a. No, 2 ore, no, riposo breve è 1 ora. La prossima oretta a riposarvi. Chi vuole può tirare i suoi dadi vita, quanti dadi vita vuole. E Lara ti sei recuperato uno spell slot da Warlock. Ma se riapprofitto di questo riposo breve e vedete che mi siedo accanto a Didlit e magari lei stando con gli occhi chiusi, non lo so, perché magari riposa, eccetera. Io le poggio molto goffamente la mano sullo spallaccio, non come un amico, ma quasi come da soldato, tra virgolette, a soldato, e le dico: se ci tieni tanto a salvare la tua gente, non rischiare per gli altri. È un giuramento quello che ho fatto, Herald. Non solo alla città, ma anche ai più deboli. È questo che mi dà la forza. I giuramenti non salvano le persone. No, ma possono aiutarle, darle conforto, una luce, una guida, uno scopo. Lara, se sarà passata mezz'ora, ti riprendi. Vedete Lara che ha un po' più di colorito in viso. Guardo, li guardo per assicurarmi che siano tutti in salute. Lara, ti senti meglio? Sì, grazie. Grazie a te, Lara. Scusate, ma ho spinto un po' troppo con le mie energie. Vedi che Herald si avvicina a te. Mentre si avvicina, molto in fretta, cioè non pensa nemmeno così tanto, fa solamente, prende la sua borraccia d'acqua, la svita e te la dà. Tieni, bevi un po', ti serve. Grazie. Gli faccio tipo un sorso. Appena bevi, ti dico, visto, quest'acqua è potabile. Sì. Erald, gli hai dato da bere l'acqua che stiamo calpestando? Sì, perché? Cosa? Vedi che appena la sputi, dico, sto scherzando! Secondo te ti faccio bere quella roba? Scusami, ma è stato istintivo. Dai, che ti vedo già meglio. Ti porgo anche a te il braccio per farti alzare. Margesh, Io stavo ti praticamente. stavo dicendo, ti senti molto meglio. Anche il dolore alla cassa toracica se n'è andato, dovuto alla muffa. Ma mi sembra ancora di avere che mi bruciano i polmoni. No, no. Ok. E nel frattempo comunque vedete che sto praticamente qua sul primo gradino, diciamo, a cavalcioni, mentre sto rigirando costantemente la moneta e la sto facendo risaltare. Non vi ho più parlato da prima e sto guardando, diciamo, verso dove c'è stata l'esplosione. Vedete Herald che con lo scudo fa casino.
con la sua arma, tipo lo batte sullo scudo per fare casino. Allora, possiamo andare avanti? Io piglio, non rispondo e poi inizio a andarmene. Andare avanti, me ne vado. Lo prendo come un sì. Torce spente questa volta, magari? Beh, allora fate luce voi, io non vedo il buio. Scusate, ma io su una cosa sicuramente sarei propensa a procedere sicuramente con più cautela. Io non so quanto possa ancora aiutarvi. Le mie energie magiche si esauriscono velocemente quando curo qualcuno. E vi prego, cerchiamo di fare uno sforzo di andare tutti d'accordo. Guardo comunque, quando dico queste parole, Margash se ne sta andando. Io me ne sono già andato. Comunque lo senti che dice questa cosa, e comunque la guardo mentre parlo con voi. Avanti, non c'è... Ha ragione Herald, non dobbiamo perdere tempo a ditarci contro. Dobbiamo andare dritti alla questione e solo così ne usciamo vivi. Detto questo, Herald fa un passo avanti. Quando fa un passo avanti... passa davanti a te, Dilith, e tipo non ti guarda nemmeno, però capisci che sta parlando con te quando ti dice: ma a tutte voi donne quando succede qualcosa ai capelli diventate così irritabili? Cioè, io penso, non l'ho descritto, ma penso che anche a me vedi i capelli che sono diventati praticamente tutti neri, ok? Ok. Herald, senti, noi abbiamo ricevuto un addestramento militare, io un addestramento chissà dove. Chi è esperto nelle finanze e chi è esperto nella conoscenza? I nostri corpi sono allenati, i loro no. Quindi dobbiamo trovare il modo di equilibrare il tutto e portarli sani e salvi fuori da qui. Dopo che ovviamente... Cosa stai facendo? Io lentamente sto avanzando. Ok. Vedo davanti a me una porta? Sì, sì. Intanto che loro parlano, cosa stai facendo? Allora, dopo semplicemente, quando vedo la porta... Master, vedo qualche simbolo? No. Faccio. Volete muovere il culo? Ok. Herald. Aspetta, stavo... L'ultima cosa, dico. E battendo la lancia, mentre poi succede questo, aspetto e continuo dicendo... Ovviamente, non prima di aver fatto giustizia qua dentro. Vedi che annuisco con la testa, e poi mentre mi incammino per farvi capire, ok, parliamo, ma camminiamo anche. Dico, beh, Kalius ci tiene a combattere con lo scudo, e non gli ho mai detto nulla. Se loro restano nelle retrovie... Nessuno gli dice nulla. C'ho il passo bloccato, Master. Idem. Io pure. Detto questo, Kalius, puoi farmi luce? In effetti no, dovrei accendere una torcia anch'io, però se vuoi posso mostrarti dove non sbattere la testa al massimo. Lara, ti vedo la luce addosso? Tipo una luce magica? No. Non ce l'ho cassata, Master. È finita. Allora, quando vedi... Lara fa un sorriso, vedi che fa due preghiere e vedi che il suo ciondolo si illumina di nuovo. Casto light. Su di te? Sul ciondolo, sì. Quando ti vedo fare questo, dico... Lara, siccome io guido la fila insieme a Dilith, perché non lo fai anche a me? Va bene. Lo scudo va bene? Sì, vedi che te lo alzo. Vedi che Lara appoggia la sua mano sul tuo scudo, pronuncia un paio di parole in elfico e ti si illuminerà lo scudo. L'ho fatto io. Master, se loro continuano, io intanto apro già. Apri la porta. E adesso dove sarà andata? Sarà scesa. Vabbè, siate cauti con lei, sembra quasi una bestia inferocita. È qui, è qui. Si muove. Avanti, Herald.
Quando arrivano, mi giro e faccio segno di... così col dito. Cosa? Come fai con il dito? Mi faccio... gli faccio segno di aspettare un attimo. Master, vorrei cercare di muovermi un po' silenziosamente, ci vorrei provare. Tu muoviti. Margesh, quando mi vedi arrivare, io suppongo che io arrivo quando tu hai già aperto la porta, ok? Sì, sì, era già aperta, io ero già stavolta. Un attimo, mentre un attimo ti solo, passo accanto, dico, molto si sente il mio tono. Mi sono dimenticato a mettere che una scherzo, luce. Ti dico... ma come fai ad essere così bella anche con i capelli bruciacchiati? Quando fa così, quando mi fa così, lo avvicino, cioè, te l'ho detto, piantala, non adesso. Vedi che... e ti lascio andare. Vedi che alzo le mani con uno sguardo un vedete po'... tutte e due un tavolo con un corpo sopra. Poi ti faccio comunque il segno così e poi ti faccio... io mi affaccio nella stanza dove siamo venuti e faccio agli altri. Fermi. Se appena mettete tutte e due piede io nella ero stanza. Un passo indietro. Sì, vabbè, metti il piede nella stanza. Lo metterei anche tu. Sentite Shalaba Kandora. A un certo punto vedete entrambi un enorme cono di fuoco verso di voi. Però adesso mi tirate iniziativa. Master, ma una prova su percezione, sopravvivenza... se urlate in un dungeon, no. Se urla in un dungeon, è diverso. Il problema è che dopo quando sei arrivato... l'avete fatto? Io sì. Ho tirato. Sì. Ok. Ma una bella crema contro le ustioni, così, cioè un po'... agirà prima il vostro nemico, che era nascosto, certo, dove lo vedete. Sta. È logico. Eccolo qua. Questo cono di fuoco enorme vi prende in pieno. Sono 15 danni a entrambi. Questo cono di fuoco vi colpisce. Sentite bruciare la vostra pelle. Herald, sei subito cosciente del pericolo e agisci. Vedi questa donna con un cappuccio, con un manto nero, con un bastone in mano, che ha appena scagliato l'incantesimo verso di voi. Posso agire quindi? Sì, tuo turno. Okay. Avete preso un turno di sorpresa, adesso tocca okay. A voi. Allora, appena ci investe questa colonna di fuoco, questa specie di tornado di fuoco, subendo il colpo, subito rialzo la testa, dico, dietro di me! Gli vado addosso, Master. Lo vorrei buttare a terra. Semplicemente. Shop, shop. 21. La colpisci, lei era pronta. Ti respinge il tuo 20 naturale, ragazzi. È la Madonna, ti ho capito. Vabbè. Azione bonus, utilizzo Second Wind. Ok. Venite a giocare qui da Flannis! Lara, tocca a te. Ok. Mi muovo. Mi porto qui. Lara, quello che hai visto tu è stato un grosso... una grossa fiammata. Oltre la porta. Allora, mi sposto fino a questa colonna qui. Completo il mio movimento qui. Perché non vedo niente. Quello che faccio sarà impugnare la mia il mio arco e provare a colpire. Sei nervosa, ti tremano le mani e la freccia colpisce il muro dietro il nemico.
Ah, vado i flashback di Waterdeep. Ok, dopodiché, Master, voglio nascondermi dietro questa... Ti riparerai dietro la colonna. Sì. Tidrit. Allora, io vedendo la situazione, vedendo Herald che dice dietro di me, mi lancio in avanti. Ti è scomparso. Mi lancio in avanti fino a qui. Vedo la creatura. È un uomo, una donna. Una donna, ok. Poverini. Arrivo, dai. Posso arrivare fino a qui. Ok. E a questo punto tento di colpirla con la lancia. Vai pure. Ok, rapido movimento, la colpisce. Finalmente. Perfetto. Poi, azione bonus, tento di farla cadere a terra. Con lo scudo. Proprio okay. Do un affondo e poi tenendo la lancia, pensando il colpo, cerco di buttarla a terra. Vai. Fammi un altro momento naturale, mi raccomando. Ok. La donna cade a terra. Ah! Avanti, Margash! Io a quel punto mi sposto fino a qua, tiro fuori la mia frusta, sono stupa! E con cattiveria, con la sinistra, provo a colpirla. Vai, vai. Quanta cattiveria. Ma non c'avevo vantaggio perché era a terra, scusa. Me lo devi mettere tu il vantaggio, però. A quanto pare... Aspetta... Tecnicamente se... dovrebbe avere... Boh, non so perché non gli ha dato la condizione di prono. Ritira comunque, dai. Ok. Forse non l'avete targettato bene, vabbè. Ok, lo colpisce, la colpisce. Le colpisci una gamba, non sembra aver causato troppo danno. Si rialza confusa con tutte queste persone. La vedete sparire e ricomparire qui. Sono Missy Step. Sì. Sì. Ok. A un certo punto tende le mani Lara verso di te. Vedi una mano scheletrica proiettarsi verso di te. Ti colpisce, se la senti graffiarti. Ok, mi piego dal dolore. Ah. E dopodiché tocca a Kalius. Io quando vedo di striscio che viene colpita Lara, avanzerò anch'io correndo e sto guardando la mano e la moneta. Con la mano sinistra anch'io, non perché sono mancino, ma solo perché è in quella mano, vedo la moneta che era diventata di ferro prima che ci riposassimo un attimo, ma adesso è tornata dorata e c'è un simbolo come un'aquila che mi brucia fra le mani. Richiamo tutto quello che io ho di conoscenza della mia divinità, lo stringo nel pugno che diventa dorato e dopo la lascio andare. Master, utilizzerò Harness Divine Power per convertire il mio Channel Divinity. No. Quindi recupererò lo slot e aprirò il pugno. Dal pugno uscirà un'aquila dorata che andrà contro gli occhi della strega, se così possiamo definirla. Avanzo ancora un pelino. E casto Guiding Bolt. E Master, non so se devo dichiarartelo prima che vorrei utilizzare il mio punto ispirazione oppure dopo. Sì, dichiaramelo prima. Tira con vantaggio. Tira con vantaggio. Clicchi ADV. Che sta per advance. Crit. Questa grossissima aquila si scaglia contro... Descrivimelo tu. Allora l'aquila prende il volo dal pugno e più esce dal pugno e più diventa grande. A un certo punto anche Kalius è sorpreso di quello che sta facendo uscire. L'aquila inizia a mutare forma. All'inizio ha degli artigli, poi inizia a formarsi un corpo da leonessa. Sembra quasi una sfinge che con le sue ali vi copre per un attimo la visuale. E Master, ti chiedo se è un colpo definitivo sulla tizia. Non lo è. Ok.
Cosa? Non lo è. Semplicemente gli sbrana un braccio. La vedete che dopo, che gli passa attraverso dopo averla sbranata, sparisce. Ma ancora è un po' accecata dal fatto di aver visto queste creature. Herald. Master, io... Che cazzo? Ok, sono... sono 15 per ogni movimento, giusto? Di che stiamo parlando? 15 piedi? No, sono 30 piedi. Okay. Oh. Non sei in acqua adesso. Sì, esatto. Non mi fa... Ok. Master, andrò qui e tenterò di attaccarla. Hai vantaggio? Io l'ho calcolato automaticamente. Nice. La colpisce entrambe le volte. Una rapida sequenza. La vedi barcollare, ma è ancora in piedi. Ok. Gli vedi gli occhi iniettati di sangue. Vai. Action Surge, okay. Master. Ok, vedete Herald che cambia di umore, lo vedete dal prima che stava scherzando con Margesh per sfruttarla un poco, all'ennesimo attacco a sorpresa che ha visto subire sia a lui e sia al suo gruppo, ma più che altro a lui, è un po' scocciato di questa cosa, nonostante ha mancato i colpi precedenti verso il suo nemico. Questa volta lo vedete piegare le ginocchia, impugnare la sua lancia e digrignare i denti e scattare verso il nemico e dare tre colpi in rapida successione, uno sulla parte sinistra del collo, uno sulla parte destra e uno infine al centro. E così il nemico cade. Prego ragazzi. Io mi riappoggio alla parete, di nuovo esausta e bruciacchiata. Vi faccio un inciso. Se fosse entrati tutti assieme avrebbe fatto palla di fuoco. Master, io tolgo la lancia dal cadavere della donna e facendo così la pulisco, la sventolo pulendola e mi inginocchio, cioè mi metto in squat e controllo un po' il suo vestiario, controllo se ha oggetti rituali oppure oggetti generali. Allora, quello che trovi, frugandogli addosso, è un libro. Un altro libro, ok. Sì. Che tipo di libro? È un libro con una copertina marrone. Ok. Un semplice libro con la copertina marrone in pelle. Sì, come quelli di prima, più o meno. Ok, lo sfoglio. I'm glad you asked. Quando lo apri, senti un sussurro e del fumo nero. Si trasforma in uno scheletro e ti colpisce in pieno petto. Tiro salvezza CD 14 su Costituzione. Comunque quando vedo questa scena io urlo Herald! 15. Che culo. Che culo, cazzo, c'ho più 5, com'è che culo? No, non succede nulla. Ti senti per un attimo stordito. Le tue mani si tingono per un attimo di nero. Dopodiché ritorni normale. Quindi non esce lo scheletro? O esce? Esce e ti colpisce. Però non succede nulla più. Ok. Tipo, faccio così con la testa, come se tipo me lo sono immaginato, che cazzo è successo? E poi guardo le pagine del libro. Herald, cosa ti ho detto riguardo i libri? Devi fare attenzione a quello che c'è dentro. Come stai? Gli controllo tipo le mani, lo controllo. Lara, sto bene, tranquilla. Quello che... i libri che si trovano qua dentro... Ti avevo già detto di fare attenzione. Non sappiamo che tipo di magia usano. Vi prego. Ok, ma cosa sarebbe successo se... l'avessi aperto tu?
cosa sarebbe cambiato. Ti guardo, ti do due pacche. Probabilmente sei abbastanza più forte di me. Ma per favore, fai attenzione ai libri che trovi qui dentro. D'accordo. Master, calo per vedere le pagine del libro, se era semplicemente una trappola oppure c'è qualcosa. C'è dello scritto. Ok, lo capisco, lo comprendo. No, a primo impatto ti sembra molto complesso. Tu ci capisci qualcosa, Lara? No. No. Vedi che comunque quando gli fai questa domanda, vedi comunque un sorriso un po' amaro tra le labbra di Lara. Nel frattempo vedete Margesh che si è proprio accasciata di nuovo al lato, tira fuori l'accerino, tira fuori i suoi sigaretti e fa una qualche tirata con la sigaretta. Sono umidi, non puoi. Sono non lo so, davvero, non, già, davvero non ti si accende la sono sigaretta. Già stati fumati questi. E io, allora vedete lei incazzata che sta provando a accendere. Cazzo, accendi, cazzo! E continua col sigaretto. Però un attimo allora... io vorrei buttare un attimo sul ridere, perché un attimo dopo tutte le palle di fuoco che si è beccata Vargas, ho fatto esco l'acciarino e mi do fuoco. Ci dissociamo. Ci dissociamo. Cinque della taverna però... più Darian si dissocia. No, ma io davvero Darian non si dissocia, Darian. Cioè, ma come? Ma davvero la prossima stanza tiro, allungo il braccio con la sigaretta in mano perché mi aspetto una palla di fuoco. Riesci dopo numerosi tentativi di accendere la pietra focaia, cioè l'acciarino. Io mi metto a fumare, ma vedete comunque che sto messa veramente... Ti prego, posso fare una... No. Dai, avanti forza. No, dai, dicevo no. Semplicemente vedete il personaggio comunque che è veramente allo stremo delle forze, cioè dopo tutte le fiammate che si è presa, vedete veramente che sta messa male. Non ve lo dice, ma la vedete che sta veramente a vari proprio ferite su tutto il corpo, ematomi, pelle bruciacchiata da tutte le parti, i capelli ormai sono praticamente a caschetto, ma sono tutti messi male, e sta scazzata. E proprio mentre prima la vedevate che vi rispondeva, era incazzata e tutto quanto, adesso semplicemente sembra che ha una faccia persa nel vuoto. Fumando, Margesh, ti rendi conto che questa volta, mentre prima non potevate sapere quello che è del fuoco, comunque di questo gas, questa volta hai fatto un grosso errore. Io mi avvicino a Margesh, ti tendo il braccio. Avanti, Margesh. Dobbiamo andare avanti. Non mi importa di quello che pensi o quant'altro, ma in questo momento noi siamo una camerata e l'unico modo che abbiamo per uscirne vivi è continuare tutti insieme. Vedi che mentre ti dico questo mi giro, perfino Calius, che dice tanto di non voler far nulla, ha contribuito in questo scontro. Insieme possiamo essere uno lo scudo dell'altro e uscirne vivi. È l'unico modo che abbiamo per stirpare questo male e tornare in superficie tutti interi. Avanti, tirati su. Tra l'altro, io propongo una cosa. Da adesso in poi, siccome abbiamo subito più danni del dovuto, nonostante ci sia appena stato un riposo totale per tutti, da questo momento in poi andremo avanti io e Didlit. Noi saremo lo scudo, voi dietro sarete le lance. Avanti, Margesh, tirati su. Dobbiamo muoverci. Non abbiamo troppo tempo da perdere. Didlit. Faccio una lunga, diciamo, respiro profondamente. Poi spengo il sigaretto. Non accetto la mano di Didlit. Vedete che comunque ha un suo orgoglio, per cui si alza, diciamo, appoggiandosi alla parete. E commenta: beh, a quanto pare un giorno vale come l'altro per morire.
Lidlit, scudo alzato. Fai strada. E finiamo questa storia. Vi rimettete nel corridoio. Qua noto la porta dove siamo scesi, no? Sì. Io, master, tolgo la frusta e mi metto, carico la balestra. Ok. Master, qua è un errore di luce oppure c'è un passaggio? Sì, è un problema di luce. Ok. Ok. Herald, vuoi che vada avanti io? E tu mi fai luce? Vedi che ti guarda? Fa così con la testa. Hai capito, Herald, come... cosa pensa delle donne in particolare? Non farebbe mai andare una donna davanti. Pronta? Pronta. Ma... non penso che sia d'accordo, sai. Ormai sono entrato, non ti sento. Vedete questo lungo corridoio? Potete vedere alla sua fine una stanza. Qui è molto asciutto rispetto alle stanze precedenti. Potete andare avanti con i topi. Ok. È una stanza molto completamente asciutta a differenza delle altre. È parzialmente crollata. C'è questo altare, fammi finire. Questo altare di pietra è pieno di teschi e ossa ammucchiati. Ci sono ammucchiati intorno. Quindi qui e qui. Ci sono nella parte superiore dell'altare delle candele semifuse di cera nera e sono tutte spente. A quanto pare qui compievano altri atti blasfemi. Forse siamo vicini al cuore di tutto questo. Lo spero. Sa da tempo lo stanno facendo. Una doppia scala vi porta più in alto. Ok, più in alto. Herald, stai attento. Riuscite a vedere, Herald ed Idlit, una stanza completamente allagata e parzialmente crollata. Dalla puzza di bruciato la riconoscete come la stanza che prima avete fatto esplodere. Ok. C'è ancora del un po' di fumo, l'aria è un po' pesante, ma non sentite puzza di gas. Abbiamo fatto semplicemente il giro. Credo sia inutile passare da qui. Non è che magari, non so, c'è un passaggio nascosto da qualche parte, non... forse quell'altare di prima. Vogliamo... aspettate un attimo qui, Didrit. Sì. Controlliamo che non ci siano altri accessi. Ma stai, io nel frattempo, siccome sono con Carlius in quest'altra stanza, io mi metto la mano. Sì, dimmi. Vorrei Margesh. Controllare un po' meglio l'altare, se vedo magari qualcosa che mi può sembrare che si può muovere, qualche magari mattonella un po' più abbassata o più alzata, insomma qualcosa che è fuori posto. Ok. Allora, un attimo solo di dritta, aspettate così non vi faccio muovere. Sì, sì. Allora, Margesh, ti avvicini all'altare, lo ispezioni. È un semplice altare in pietra. Vedi queste, ti ripeto, queste candele di cera nera, che è molto particolare. Molte sono completamente sciolte, alcune a metà, alcune non sembrano non essere mai state accese. E attorno a quest'altare ci sono delle pile di ossa e teschi. Ok, ok. Se vuoi No, no, se non mi sembra... Interagisco con Marius, però le parlo in infernale. Hai visto qualcosa che ti sembra strano? Sospetto. No, non mi sembra. Penso che parli questa lingua.
Ma se te l'hai insegnata? Il movimento per lo sblocchi? No. Me l'ha insegnata mia madre. Era una strega. Mi ha tenuta per 13 anni nella sua torre. Poi è arrivato il mio maestro e gli ha tagliato la testa. Fine della storia. Elius ha gli occhi sgranati. Hai avuto un'infanzia terribile. Mi dispiace molto. Mi dispiace. Non voglio la tua compassione. Avevi solo la mia comprensione, non la compassione. Te, il tuo maestro ti ha insegnato a trovare cose nascoste. Vedo che stai guardando l'altare. Più che altro a riconoscere certi tipi di simboli o cose legate di solito a diavoli o in realtà principalmente demoni. Diciamo che da dove vengo io di solito vagano parecchi demoni. Devastano villaggi, uccidono gente. E ci pagano per fermarci. Beh, è pericoloso, ma quantomeno è redditizio. In realtà questa sono venuto qua per fare la mia prima missione. Non ho mai ancora svolto una missione. Vedi che quando dice questa cosa comunque la vedi un po' delusa, un po' giù. Master, io mi giro verso Lara, non urlando, perché comunque c'è abbastanza ego. Dico, Lara, c'è un passaggio. Per favore, chiama gli altri. Io non vado bene al buio. Ma hai la luce? No. C'hai tu la luce? Sì. Sarebbe per me un po' difficoltoso tornare indietro. Allora, Master, no, non so se mi fai risparmiare dall'andata e venire. Vado semplicemente agli altri e dico: ragazzi, c'è un passaggio, andiamo. E io semplicemente commento mentre stavamo facendo il discorso. Arriva lui e faccio: fine della ricreazione. La seguo. Ho improvvisato questo crollo, che non mi aspettavo vi togliessi così tanto col fuoco. E quindi le colonne non hanno retto. Sì. Avevano 15 HP le colonne. Still better than Tara. Than Lara. Riesco a passare l'angolo. Ah, ok. Come no? Riesco a passare... Oh no! È ingrassata, oh, no. Che cazzo è successo? Esatto. Allora... Vedete questo lungo corridoio, sempre con l'acqua che vi arriva più o meno alla caviglia. Questo lungo corridoio è sorretto da delle travi, anch'esse in legno. Potete muovervi, ragazzi, non abbiate paura. Mi stavo soffiando il naso. Ma... Stai facendo una descrizione. Sì. Volevo il fondo di questa galleria è crollato, probabilmente la... Ci sarebbe stato un altro passaggio. Un'altra esplosione. Magari è crollato proprio per questo. Magari anche le altre parti che sono crollate per delle fughe di gas. Vi ritrovate in questo corridoio. Sulla vostra sinistra questo piccolo sbocco è crollato. Sulla vostra destra una porta. Posso fare un'intuizione? Non il tiro, dico... Da come è formato questo corridoio, posso dedurre che non sono semplicemente muri che sono crollati su se stessi, ma proprio che c'erano delle porte che sono crollate e dietro c'erano delle stanze? È possibile. Ok. Lo tengo per me, semplicemente. Ok. Anche qui un altro bivio, è una porta. E facciamo Herald? Prima era un'altra porta, no? Sì, a destra sì, sempre una porta. Infatti ti stavo per dire, Herald, cosa facciamo? Non controlliamo la porta dietro di noi? Beh, questo posto è pieno di trappole da come abbiamo potuto vedere. Non so se possiamo reggere altri colpi inutili.
Senti, tu che era... io vedi che mi avvicino a te e abbasso la voce. So che non dovrei dirlo, ma visto che questa avventura sta diventando un confessionale, io per essere qui con voi devo pagare un debito, quindi se dovessimo trovare qualcosa mi sarebbe di grande aiuto. Cosa intendi con se dovessimo trovare qualcosa? Intendi non che mi... se trovassimo dell'oro o cose simili? Non è per me, è soltanto per Tarina. Si è approfittata della mia condizione soltanto per arricchirsi. L'unica cosa positiva è che si spera che toglieremo di mezzo questo culto. Vedi Herald che ti guarda un po', poi dopo alza lo sguardo come se stesse riflettendo, dà un sospiro e dice: senti Diedrich, capisco la tua situazione. Da quanto non sia nei miei panni, cercherò di aiutarti come più posso, ma sai che questo è il mio lavoro. Quindi... lo so. Cercherò di aiutarti come posso, ma non chiedermi l'impossibile. No, hai ragione. Proseguiamo. Hai ragione. Herald, vedi che vengo a te, ti busso un attimo e faccio... mi daresti quella ciocca che ti ho dato stamattina? Mi potrebbe essere utile. Si è bruciata quella ciocca. I miei capelli che mi rimangono. Ce l'ho? Ok. Vedi che la tiro fuori dalla scarsella. Strano che non si siano bruciati, tieni. Ok. E c'è un'altra stanza che sembra sospetta. La userò. Io mi giro verso Lara e Kalius e dico: comprendo che voi non siate dei maestri da battaglia. Noi qui davanti abbiamo deciso di non controllare queste porte. Avete qualcosa da ridire? Siete voi gli esperti, noi vi seguiamo. Avrete le vostre motivazioni. Ottima risposta. Essere uno che pago, sono contento di ricevere questo tipo di risposta. Mi tirate tutti adesso un percezione? Anzi, ve lo richiedo io. Va bene. Io tra l'altro lo faccio fare nella torre. Io tra l'altro sto giocando con le canzoni neomelodiche a volume a palla. Spero a Dio che non si sentano nella registrazione. Kalius, ti blocchi un momento mentre passate da questa porta qui. Senti dei mugugni strani provenire da questa stanza. Ti avvicini alla porta? No. Ok. Herald, so che sei tu l'esperto e ti pago apposta per fare questo, ma mi sembra di sentire qualcosa da quella porta. E ovviamente gliela indico. Master. Beh, Kalius, mi dici che senti tipo dei lamenti? Ci fai attenzione, Kalius. Ti avvicini leggermente alla porta. Margus, dimmi. Riuscirei a far passare una ciocca di capelli sotto la porta? Sì. Ok. Allora faccio. Aspettate. Master, ficco i capelli sotto la porta per cercare di buttarli dall'altro lato. Ci riescono? Sì. Ok, Master. Chiudo gli occhi, mi concentro e cerco di percepire con la vista ciò che vedo dall'altra parte. Inserisci questi capelli oltre la porta. Comincio a sentire dei versi. Dei respiri affannosi. Vedi degli uomini. Sono almeno 6, 7. Che camminano per questa stanza. Con i capelli diradati, la carne in putrefazione. Li riconosci come non morti. Margesh?
non ci hanno notato, giusto? Non sono cioè, lì, vanno... vagano per la stanza. Ok. Tu all'inizio mi scuoti, ma io non sento nulla. Sono... No, non ti scuoto, ti chiamo solo. Ah, vedi che all'inizio non ti rispondo, perché non percepisco. Esatto. Dopo un 10-15 secondi che osservo bene la stanza, cerco di conteggiarli. Non li vedo tutti, ma penso hai detto più o meno 6-7 ogni tanto che vanno avanti e indietro. Mi rialzo. Mi faccio segno di spostarsi leggermente e faccio a bassa voce: ci sono 7 non morti. Io ho una boccetta di acqua santa, potrebbe essere molto efficace su di loro, o almeno credo. Ma non credo che ci abbiano visti. A parte i nuovi zombie, non mi è sembrato di vedere nient'altro di interessante. Moschi, non sussurri, avvicinati al microfono. Ok. Dico, Master, a parte la questione dei zombie, non mi è sembrato di vedere qualcos'altro. No, quello che hai visto te l'ho detto. Ok. Cioè, credo ci siano solo 6-7 zombie. Non ci hanno notato. Non so se volete sbarrangare la porta, o se vogliamo pulirli, o se vogliamo andare oltre. E a che pro? Perché dovremmo combattere? Non ci serve. Perché se andiamo più avanti scoppiamo in combattimento e questi ci sentono, ci troviamo in un bel panino. Quindi, Margash, non hai visto l'incantatore, giusto? No, c'erano solo morti. Nient'altro. Ascoltate, Master, mi descrivi le porte? Sono sempre quelle di legno vecchio che fanno schifo? Queste sono un po'... sono sempre di legno, ma sono un po' più resistenti. Mi descrivi le maniglie come sono fatte? Maniglie. Pomoli. Ok. Master, io prendo la mia corda. Vorrei unire le due maniglie con la corda. Quali due maniglie? Detto ci sono due porte. No, è una porta. C'è una porta con il pomello. Ah, ok. Perché hai detto porte, perciò ho detto... No. Ok. Ascoltate. No. Ascoltate bene. Dobbiamo decidere come muoverci. Questa è una decisione molto importante. Non siamo una squadra di esecuzione. Non siamo pronti per affrontare questa cosa, quindi dobbiamo cercare di agire d'anticipo. Dietrich, fai conto che siamo 3-7. Lo so, ma il problema... Ne ho percepiti 6-7, ma forse ce n'erano di più. Esatto. Per me dovremmo andare. Se posso... Mai morti, non morti, da quanto sappia, non sono comandati da... qualcuno che li ha rievocati e risvegliati. Cioè, magari se troviamo quello che li ha risvegliati e picchiamo lui, forse l'incantesimo su di loro, se sono stati risvegliati così, cessa, no? Per questo, Carius, non avrebbe senso Didrit, entrare a combattere. Didrit e Margish, sapete che non è così. Ok, faccio... No, non è detto. Può essere che qualcuno li ha reanimati, ma può darsi che chi l'ha rianimato è morto, oppure semplicemente qualche effetto magico, qualche rancore, qualche maledizione. Le possibilità sono molte. In ogni caso non possiamo escludere la presenza di un incantatore, e affrontare questi potrebbe avvertirlo e farci comunque arrivare qualcosa alle spalle. Scusatemi se vi interrompo, ma d'altronde uno dei nostri compiti qui è anche pulire tutto. E se poi questi esseri dovessero scappare, uscire da qui e arrivare in città? Infatti, per questo ho detto che dobbiamo decidere con attenzione, Lara. Perché, Lara, secondo te questi qui sono gli unici che incontreremo qui dentro? Esatto, non sappiamo quanto manca la fine. E noi non siamo nelle migliori condizioni, quindi dobbiamo prendere le decisioni con calma e con molta precisione. Beh, io una soluzione in realtà ce l'avrei. Callius tira fuori l'accetta, la mette molto delicatamente vicino alla porta, incastra l'accetta
in modo che blocchi praticamente l'apertura della porta. Allora, nel momento in cui lo fai, ti accorgi, ti accorgi che la porta è chiusa a chiave. Ah, ok. Lascio comunque lì, lascia, perché magari c'è qualcuno dentro che... Beh, comunque mi sembra, se siete tutti d'accordo su questa soluzione, poi ci penseremo dopo. Beh, nel momento vediamo cosa c'è oltre. Proprio vuoi buttare l'ascia, buttala, ma da quello che ha detto Margesh sono forse più di 7. E secondo te in 7 non sfonderanno quella porta? Magari sì, magari no. Intanto è bloccata e quindi gli verrà più difficile. Poi sono morti, cioè non ne hanno neanche muscoli. Quanto cazzo saranno forti? Va bene, allora non ci resta che proseguire. Dietro. Tu non l'hai proprio mai visto un morto, vero? E poi vado avanti. Sì, di morti sì. Non morti, c'era il topo e basta. Vedete che mi giro e faccio il segno di stare zitti. Lara comunque ti sorride quando fai questa affermazione. Sei pronta, Didrit? Pronta. Sto cliccando. Aprite la porta. Sto cliccando, non si apre. Devi cliccare. Cioè non si apre! Ok, si apre. Le fiamme dell'inferno. Non è vero. La Madonna. Vedete una stanza completamente imbrattata di sangue. Ok, annuso l'aria. No. Okay. Una sedia al centro di questa stanza. Oh no, triggered, guardo Kallius. Okay, no. Con dei legacci. Dai, per favore. Okay. Con dei legacci. E un secchio lì accanto. Colmo di acqua. Ok, resto molto cauto. Guardo la scena del capricciante che mi si presenta davanti. Guardo il secchio. Dentro cosa c'è? Acqua. Ok, sporca, pulita. Sporca anche questa, un po' di sangue. Ok. Il sangue è secco. Non guardo... riuscite ovviamente a capire quanti giorni ha. Ma è comunque molto secco. Vado avanti, sempre guardando le strisce di sangue. Poi guardo un attimo indietro, voglio vedere Kallius come reagisce a questa scena. No, tipo così, controllo che i tappini siano ancora dentro, ma ormai non mi impressiona più particolarmente. Ok. Wow. Avanti, Herald. Qui non possiamo fare più niente. Quanto pare. Master, non mi fa andare avanti, c'è l'ombra più totale. C'è una porta. Non me la... Ah, eccola qua. Ah, eccola, sì. Margesh, ti avvicini lì alla, diciamo, sei la più vicina alla parete, noti per terra un sacchettino. È aperto, è riverso per terra e sembra esserci del sale. Posso pensare a qualcosa per qualche rito? Puoi pensarlo. Magari... Semplicemente... Lara l'ha capito. Lo guardo. Guardo la sedia. Penso che sia per le torture, ma non lo dico. Il personaggio mio non lo dice. È chiaramente per le torture. Vabbè, faccio spallucce perché noto questo dettaglio, ma non... Non mi interessa, cioè. Herald? Sì. Io metto un attimo la mano vicino al sacco per sentire se è particolarmente bagnato, umido. È freddo. Sei presente il sale quando è umido che è un po' freddo? Sì, sì, sì. Esattamente. Se le scale salgono. Ok. Lara,
tu che sei molto vicino alla parete, mi fai un tiro percezione, non in torre. Anzi, sì, fammelo in torre. Anzi, no, non farmelo in torre. Vabbè, sì, no, vabbè, no, dai. No, no, non farmelo in torre. Ok. Stai camminando. Ci... Harold ha appena fatto la curva, ci vedi poco. Ti appoggi alla parete per non cadere degli scalini e senti un profondo rialzo sul muro. Passo la mano, non vedo bene. Provo a premere. Senti qualcosa che si sposta, ma non fai abbastanza forza. Ho trovato qualcosa. Guardo a Kalius, che è subito dietro di me, se non ricordo male. Aspetta, Lara, fammi vedere un attimo. Non vedo bene. Master, riesco a vedere meglio che cosa sta toccando? Vedi anche tu che ti fa notare questa rialzatura. Erant. Di dritt. Sì? C'è qualcosa qui, sembra tipo... Non lo so, forse qualcosa da premere. Ostatevi si, allora. Si muove un pochino. Pare che sia semovibile. Si muove. Ostatevi allora. Aspettate, magari è un modo per far partire una trappola. Oppure una via d'accesso. Meglio prima controllare per terra o le pareti. Lara, per favore, spostati vicino a Kalius. E questo abbiamo detto di spostarvi. Master, guardo tutta la zona circostante, il soffitto per terra, la parete a fianco. Normalissime. Però ora vedi anche tu un contorno leggermente più evidenziato. Allora, ed è come se questo... Ora che ti avvicini con lo scudo alzato che proietta la luce, è come se questa parte di parete fosse meno rovinata rispetto alle altre. È tipo qualcosa da premere, tipo mattone da spingere? Non lo so. Dimmi cosa fai. No, come me lo descrive Lara? È un'intera parete, no, lo vedi tu. Descritto io parete. Come se sembrassi un mattone, una pietra che si muove. Allora... Ti ho detto che si potrebbe spingere, da come si muove. Prendo... Ok, ma spingere di lato, spingere profondo... Come... Spingere? Quello che ti ho detto io è spingere di profondo. Se no ti dicevo trascinare. Ok. Va bene. Non ci impalliamo. Didlit. Resta inagguata. Addirittura, Massimo, non vedo più un cazzo. C'ho light io, Come non vedi? Vedi. Una sorta di muro non si vede più. Appunto, non vedo. È dritto che devi andare. Ah, ok. E avevo lasciato la cosina aperta, scusate. Ok. Allora, ritorniamo a noi. Se vedi questo passaggio largo più o meno 3 metri, rinforzato da travi di legno, a un certo punto senti un grosso baccano proveniente da davanti a te. Ok, mi giro. Proveniente da ovest. Mi giro e faccio segno agli altri di stare zitti e faccio il segno così, di ascoltare. C'è bisogno di ascoltare, ragazzi. Lurido figlio di puttana! Senti questa voce, una voce roca, profonda, e senti schianti, acqua, rumore di scrosci d'acqua. E facciamo? È rumore di battaglia. Herald, forse dovremmo affrettarci. Volete muovervi? Andiamo. Io inizio a correre. Master in movimento. Vai. Ah, scusate, avete ragione. Io inizio proprio a correre. Ti seguo, purtroppo. Che devo fare? Da dove? Da ovest hai detto, quindi da qua. No. Sì. Quello è est. No, quello è est, infatti. Se dici da ovest, dobbiamo andare sopra.
Vedete due, ok. Non appena svoltate l'angolo. Dove cazzo sono sti strumenti? È fatti, dice appena. Molto più avanti, ok, livello. Esatto. Ok. Beh, vedete allora. Una qua e là dei corpi per terra. C'è chi di decapitato, feriti gravissimi, moribondi, mutilati. Avvicinandovi, vedete due persone che si stanno scontrando. Sono lui e un'altra figura ammantata che ha completamente la faccia e la testa bruciati. È come se fosse ridotto completamente a uno scheletro. Vedi quest'uomo ammantato che tira un pugnale dritto sull'altro uomo, che si accascia in ginocchio, e vedi che quest'uomo si dilegua, scappa molto velocemente. Ma chi siete voi? Chi diavolo siete? Potremmo vedete che completamente. Seguite quel cazzo di tizio che sta scappando. In che direzione è, in che direzione è andato? Siamo riusciti a vederlo. È andato agli altari. Fate attenzione. Chi sei? Dici il tuo nome. Motlok. Io ho già sentito questo nome. No, non ti preoccupare. Non te ne preoccupare. Master, almeno dove abbiamo visto che è andato? Verso su o verso su, giù? Verso nord. Ok. Master, come lo vedo questo qui? Si sta rimettendo a fatica in piedi. Gli do una mano a rialzarsi. Ok. Io lo vorrei osservare, Master. Come detto che ti chiami? Che cosa ci fai qui? Io devo uccidere Vaz. Sei un mercenario? Sono stato tradito. Maledizione, non rimanete indietro. Brighiamoci. Vedi che vedete che anche lui sale con voi. Inaspettato. Facci strada. Oh no. Vedete quest'uomo in ginocchio davanti a un altare con le braccia larghe? Non appena sente i passi, si infila un qualcosa sulla faccia e si mette un cappuccio. E girandosi, ne vedete i tratti. Lurido verme. E signori, mi tirate tutti iniziativa. Faccio sempre schifo su iniziativa. Motlok è una bestia. È una bestia che però va per muoversi, cade su un ginocchio, tenendosi il fianco, sta perdendo molto sangue. Margesh, quello che faccio io, avevo già la balestra, diciamo, yes, pronta, caricata. Faccio un mezzo passo in avanti giusto per averla più in traiettoria e poi vado. Vai pure, scocchi la balestra, sei fortemente ferita, ti tremano le braccia dal dolore, lo manchi. Impreco, mi rimetto dietro all'angolo e carico. Ok, Didlit. Allora, non vai, mi... Vai. Adesso sì, ok. Allora, io mi metto qui davanti, proprio a ostruirgli la linea per quello che posso verso i miei compagni, e con lo scudo alzato e con la lancia in mano mi metto in
Aspetta che non lo trovo. Indulge. Yes. Carius. Io faccio velocemente due passi avanti. Immagino di vedere, appena mi muove un po' di più, la mia compagna Didlit e Herald. E sfrego la moneta, ci alito sopra. Era un po' patinosa, è diventata di un ferro molto scuro. Ma appena ci alito, diventa un per un momento dorato. Didrit, lo scudo che ti ha donato Callius diventa più lucente, quasi di nuovo dorato, un misto fra oro e argento. E invece la tua mano, Herald, quella con cui hai stretto il patto con Callius, diffonde un'aura argentina e bronzea su tutto il tuo scudo o la spada che stai impugnando. Su due lo stai... Ah, ok. Ah, in Modern Inbound, ok. Dopodiché mi metto qui dietro, a fianco a Magrash, quindi così si fa, ci si nasconde, poi si esce e si colpisce, giusto? Io non gli rispondo. Tocca a lui. Quest'uomo si muove, sembra quasi addirittura non camminare. Si muove verso di te, Didlit. Non appena si muove verso di te, senti attorno a te l'aria quasi pungente, senti una spiacevole sensazione attorno a te. E uscendo le due daghe molto rapidamente dalla sua cintura, prova a sferrarti due attacchi. Il primo ti colpisce. Ok. La troia. Il secondo tenta di nuovo un affondo. Trapassa il tuo scudo, è bloccato dalla tua armatura. Sì. Ok. Lara. Vedo questa scena. Lara urla. Nel momento in cui lo fa, dalle sue mani viene sprigionata una magia. Ok, perché con vantaggio? No, io non l'ho tirato il vantaggio. Ah, ok, lui lo tira con vantaggio, scusate. Vedi che con un movimento riesce a disperdere la tua fiamma. Invece del movimento, quello che farò sarà estrarre comunque la mia arma. Il mio arco. Ok. Vabbè. Mi metto qua. Ok. Master, vorrei... lo attacco. Non appena ti avvicini, senti tu anche tu l'aria attorno a te, come se fossi dentro una tempesta di sabbia, come se ti sentissi quasi pizzicato. Ok. Ok, descrivi tu. Ok, la prendo con entrambi? Sì. Allora, in pratica vedo messa malissimo di Idlit. Allora con due scatti molto rapidi prendo la lancia e infilzo di fianco sul costato il nostro nemico. Poi dopo tolgo la punta della lancia dalle sue costole, la alzo e con la coda gli do una botta in testa, stordendolo. Bene. Motlock si alza, urla e scatta. Mi sta simpatico sto tizio. Prende questa grossa mazza che ha con sé e prova a colpirlo. Lo colpisce in piena spalla,
dalla forza del colpo l'uomo si piega. Di nuovo un colpo potentissimo. Ancora su un fianco. Vedete l'uomo subire. Margesh. Io mi giro verso Kalios e faccio: dannazione, rifai quello che stavi facendo prima con l'aquila. E poi mi sposto all'esterno. Mettiti mezza copertura. C'hai due persone grosse davanti. Che anche Lidrit comunque è un donnone. Sì. Va bene, il dubbio faccio uno. Come piacciono a Geralt. Esatto. Vai pure. Sposti un attimo la mira più in alto per evitare i tuoi compagni. Gli passa poco sopra la testa. Imprego ancora una volta, perché vedo che non ce la faccio proprio più. Mi risposto dietro all'angolo e mi metto a ricaricare. Didlit. Master, non mi hai spostato? Okay. Sì, sì. Allora, dammi il tempo. Didlit. Ti ha fatto molto male. Ti sei sentito come se questo colpo ti penetrasse fin dentro le ossa. Sì. Non ti spieghi il perché. Quello che faccio è prendere un grosso respiro, approfittando della confusione degli attacchi di Herald e di quell'altro a fianco a me. Quello che faccio è concentrare tutte quante le mie forze sullo scudo e gridando: Torm, dammi la forza di essere il loro scudo. Mi casto scudo della fede come azione bonus. E poi provo a colpirlo con la lancia. Bene. Lo colpisci in pieno. Perfetto. Lo colpisci in pieno in una spalla. Sì. E adesso? È un colpo veloce, proprio faccio strusciare la lancia sullo scudo, un affondo e poi la tiro subito via. Ok. Kalios. Allora, Kalios risponde a Margesh: non posso usarlo illimitatamente, non sono io direttamente che lo faccio. Ma mentre ti risponde, vedi che sta tirando fuori dalla borsa, da dietro la schiena, non si capisce bene, forse sotto il mantello, una balestra un po' simile alla tua, e vedi proprio che ti imita nei movimenti. Anch'io tiravo alle fiere di paese. Vediamo se funziona ancora nella stessa maniera la mia mira. Meno 2. Oh no. Clicca sul meno 2. Io me lo immagino che andava a sparare i topi. Se lo prende e tu no. Mamma mia. Purtroppo, anche tu. Sparavi alle fiere, ma in battaglia è tutta un'altra cosa. Oh, c'è andato vicinissimo all'uno, eh. Cacchio. E il bardo andava sopra, cazzo, non mi ricordavo più. Aspetta, e torno indietro. E ne ricarico un altro. Appena vede il Golia accanto a lui, prova a colpirlo con i pugnali. Un secondo. Ok. Il primo colpo. Lo colpisce. Vedete quest'uomo sanguinare. Mamma mia. Ancora di più. Il secondo colpo. Porca lo troia. Manda a terra. Quanti danni. Porca troia. Ok. No, scusatemi. Lara. Ok. Allora, Master, mi sposto, mi metto lì e dopodiché provo a colpirlo con la mia freccia. Ok.
TikTok, TikTok. Ok, lo colpisci. Miracolo. Amare. Perfetto. Ok. Fai... Sì. Vorrei spostarmi vicino all'uomo che ho visto andare a terra. Herald, vai. Fagli male. Master, io tento a fargli male, poi i dadi sono dadi. Ok, rimani lì quindi. Ok. Meno male. Allora, il primo attacco lo colpisce. Il secondo attacco, tenti di colpirlo con la coda del bastone e riesce a scansarsi. Wow. Lo vedete messo veramente male. Che vedete hai calato il tono? Sta buono. Vedete il gigante a terra che si tiene lì dove era ferito, sta sputando sangue. Messo veramente male. Margesh. Io, vabbè, faccio quello che ho fatto più o meno per tutta la fight, anche perché io non sto vedendo la situazione. Prendo la mia bella balestra. Il tiro è pulito perché l'area è china sul tizio. Ok. Prendo. Faccio. Veramente dico... No, anzi, non dico nulla. È troppo scossa per dire qualcosa. E anche perché se dici qualcosa non ti riesce mai niente. Lo sai. Sei troppo scossa. Ho sbagliato a pensare di voler dire qualcosa. Sei troppo scossa, non riesci a prendere bene la mira. Didrit, smaitagli la faccia, va. Porca troia. Allora, ce la faccio a spostarmi o... Certo. La montagna, ok. Certo che ce la fai. Mi sposto qui. Bene. Ok. Colpitissimo. Okay. Quindi posso, adesso clicco sullo smite e faccio il danno. Esatto. Ah. Oddio. Esplodi. Perfetto, descrivi che l'hai finito. Allora, aspettate che c'ho tutta la roba, ripasso al webcam, ok. Allora, mentre quello che faccio è ferita, faccio un altro respiro, proprio prendere tutto l'ossigeno e gonfiare i muscoli. Ovviamente mi sposto lateralmente, lascio cadere lo scudo, faccio una mezza finta e poi proprio alla spartana, la lancia, mentre sibila e fende l'aria, diventa azzurra e lo passa proprio qui, sotto alla mandibola, uscendo dall'altra parte. Pozza. Questa mossa gli fa cadere la maschera, si rivela a voi. Come una vera e propria riproduzione umana del simbolo di Baal. La faccia quasi scarnificata in un teschio. Cadendo a terra in un lago di sangue. Il vostro nemico è sconfitto. Qui ce la siamo vista. Otto. Davvero brutta. Herald. Come vedi... sta Margaret? Vedi praticamente che rimango in questa posa, vedi che lascio cadere la lancia e mi metto praticamente a quattro zampe a terra. E poi vedi che con una mano mi tengo la ferita sul costato e perdo comunque un po' di sangue. Ok, appena vedo questo mi precipito da te e ti prendo sotto il mio braccio. Dico, ok, non ti sforzare, tranquilla, ora ti puoi riposare. Io un po'... È morto? Chiedo... Chi, il gigante? Callius. No, è Callius che chiede... Ok, scusa. È morto? L'avete ucciso? Sì, gli do un calcio proprio per vedere se c'è reazione, ma penso che l'ho visto... Ti guarda e di sicuro non accetta la tua risposta perché non hai fatto un cazzo, eri insieme a lui. Callius... E ovviamente è rivolto verso Herald e Didlit.
Kalios, non c'è alcun pericolo, il nemico è morto. Più che altro, vedi se ha qualche chiave, qualcosa che può esserci utile. Veramente stavo già andando a controllare io. Nel mentre lo dici, vedete comunque Margesh che perquisisce appunto il nemico. Non trovi nulla. Le armi invece erano normali, scusa se chiedo. Cos'era? Che non ho capito. Che armi aveva? Due daghe. Lara? Io quello che faccio, vedete comunque Lara che è china sull'uomo e lo sta praticamente controllando, lo sta fasciando, lo sta medicando. Gli ho fatto comunque e poi vedete che pone le sue mani sul corpo, fa una piccola, sentite pronunciarle delle parole in elfico e poi sto cercando di stabilizzare l'uomo. Cosa dici in elfico? Mi devo andare ad aprire la scheda. Vabbè, se era importante dillo cosa dici. Intanto vedete l'uomo che pian piano si riprende, apre gli occhi, si mette subito su un fianco prendendo la mazza in mano, guarda il nemico morto. Se non foste arrivato sarei morto. Vi devo la vita. Vuoi spiegarci più nel dettaglio chi sei e come mai stavi combattendo contro quest'uomo? Master, io semplicemente non do retta nemmeno a quest'uomo. Come gesto di solidarietà tra soldati, prendo Didlit e la trascino vicino a questo muro e le faccio bere un po' d'acqua. Comunque, quello che senti alle parole di Lara, le senti dire letteralmente in elfico: sono venuta per aiutarti, ascolta la mia voce, torna alla luce. Io sono Motlok. Motlok Vantampur. Quando sento queste parole, vedete Lara tipo che continua a curarlo, ma vedete che letteralmente tipo che le sue mani cominciano a tremare e la vedete che diventa bianca, deglutisce. Perché siete qui? Noi siamo qui perché stavamo dando la caccia al culto dei tre morti. Invece perché sei qui? Io un tempo non lontano dirigevo qui. Le terme sono una mia proprietà. Spostatevi tutti intanto da questo cadavere, sto per dargli fuoco. Io nel frattempo mi avvicino anche a te. Non puoi dargli dare fuoco a un corpo senza corrente. Ho una latta di olio. Ok, togliti la latta di olio. Master, prima mi prendo le daghe, le sposto e me le prendo. Io nel frattempo mi avvicino comunque anche a te, Didlit. Vedi che ancora una volta Lara si avvicina, pone le sue mani nelle tue ferite e comincia a pronunciare sempre quelle parole elfiche. La vedi comunque che è molto, la vedi corrucciata in viso, la vedi letteralmente preoccupata. Lara, io ti prendo la mano, vedi che sto meglio. Ti dico, non devi spaventare, cioè io ovviamente non lo so, quindi te lo dico in buona fede. Lara, non devi spaventarti, la luce è anche qui per te. Vi ringrazio di quello che avete fatto, anche se non mi conoscete. Sono stato tradito dalla mia famiglia, dai miei fratelli, hanno cospirato contro di me per uccidermi. Quindi ci sono loro dietro a questo culto
fantomatico dei tre morti di cui parlano. Sì, ci sono loro. E l'uomo che giace lì a terra, che la mia collega, se si può definire così, sta prontamente per, a cui sta per dare fuoco, chi sarebbe in realtà? È Vaz, il capo del culto di Baal. Lara. Quando sento che lui è stato tradito dalla famiglia, appena le mie mani finiscono di curare, le mie parole finiscono di curare il corpo di Didlith, vedete che si alza, guarda l'uomo, ci accuccia. Ma un secondo, io intervengo perché vorrei fare un'azione mentre Lara cura... Fai finire prima Lara. Che cosa dice? Poi mi ci accuccio, diciamo, se lui è seduto e all'impiedi, com'è? Seduto. Mi ci accuccio. Tu sei un Vantampur. I tuoi fratelli, la tua famiglia ti hanno tradito. Sono dei mostri. Solo dei mostri. Ma se semplicemente quando sento nominare per la seconda volta le parole nel frigo di Lara, gli dico questo senza guardarla in faccia. La mia famiglia, i miei fratelli mi considerano un mostro per il mio aspetto. Non hanno mai accettato il fatto che io faccia parte di questa famiglia. Eh sì, ci sono loro. Ti guarda Kalius. Dietro tutto questo, io presto sparirò. Non posso più stare qua. Che cosa ci faceva a casa vostra il consigliere Zohar? Il consigliere Zohar. Stanno cercando alleanze. Neverwinter sta cercando alleanze. Non so di più. Non mi è permesso apparire agli ospiti. Dimmi che cosa sai. Quello che tu sai può salvare delle vite. Ti rendi conto? La tua famiglia sono solo dei mostri. Questo culto è riprovevole. La mia famiglia dice che il mostro sono io. Io mi giro quando dice così e faccio: tutti gli uomini sono mostri, semplicemente alcuni sono più bravi a nasconderlo. Mia madre, come forse sapete, fa parte del Consiglio dei Quattro. No, cos'è? Il Consiglio dei Quattro sono tra i quattro uomini e donne più potenti che governano Baldur's Gate. Ed è stata... La mia famiglia sta pagando i cultisti dei tre morti per uccidere le persone in città. Perché? Quale motivo? Vuole screditare il pugno fiammeggiante. Una volta che la città smetterà di pagarli perché non fanno il loro lavoro, il pugno fiammeggiante, che sono mercenari, non avrà motivo di restare a Baldur's Gate. E c'entrano loro... qualcosa la tua famiglia con la sparizione del capo del pugno? Con loro andati via, nessuno può impedire a mia madre di diventare il prossimo granduca. Ecco se... perché. Se ottiene ciò che vuole, Baldur's Gate condividerà il destino di Elturel e verrà trascinata nei nove inferi. Vedi che detto questo mi rialzo, quasi rianimata. Mi avvicino. Didrit, hai appena scoperto che Elturel è finita nei nove inferi. Sì, mi alzo. Ok, lui è ancora disteso, lui è disteso, o è, lui è seduto. Vedi che mi avvicino, mi abbasso. Master, io lo seguo perché la vedo abbastanza... Sì. Peccato che non c'ho slot, guarda. Addirittura, minchia. Che cazzo c'entra lui, poverino.
Guarda, ciò. Sì, in effetti. Sì, sì. Dov'è Tavius Krieg? Una cosa alla volta. O come ho detto, come hai chiesto tu, piccolina. Oh no. Mia madre ha convinto Ulder Revengard a recarsi ad Elturel a incontrare Tavius Krieg. E con Revengard è andato. Il pugno è senza leader, quindi è vulnerabile. Se intendevi quando hai detto che questa città farà la stessa fine. Elturel è sprofondata nei nove inferi. Finché non lo vedo con i miei occhi, non è così. Com'è possibile? Scuote la testa. Questo non lo so. Ma la mia famiglia, sì. Cosa? Eikun, la prova schiacciante potrebbe essere nella stanza di Amric. I cultisti dei tre morti ricevono pagamenti regolari da Amric. Quando fa la parola, quando nomina Amric, vedete Lara che fa tipo due passi indietro. Sta tremando come una foglia. Amric paga regolarmente i tre morti. E tramite la sua attività di prestiti di denaro, che ha sede in una taverna di nostra proprietà, chiamata La Lanterna Bassa. Mia madre non si è mai aspettata molto da me, ma pensa che il mondo spetti ad Amric, che spetti tutto a lui. È sempre stato il suo preferito. Dimmi semplicemente se abbiamo modo di avvicinarci tramite di te per ucciderli tutti. Io andrò via, non resterò un istante in più in questa città. E dove pensi di andare? È tutto chiuso. Io sono pur sempre il figlio della duchessa. Vedi che comunque tipo Lara è molto scossa, ciò nonostante ha davanti quest'uomo che è figlio di... ancora una volta si avvicina, gli prende questa grossa mano, suppongo, con le sue. È proprio grossa, sarà 2,40 metri. Infatti vedete tipo Lara prende questa mano gigante tra le sue. Se hai deciso di agire nel bene, allora che la luce della triade ti accompagni. Scappa, scappa più lontano che puoi e non far più ritorno dalla tua famiglia. Io, purtroppo, sono stata promessa sposa, sono stata venduta a tuo fratello Amric. Che grazie a Tyr sono riuscita a scappare. Mio fratello Amric non è capace di amore. È capace solo di amare se stesso. Non ho dubbi al riguardo. Farò tutto quello che è mio potere per far sì che i loro piani e che Neverwinter soprattutto non finisca nelle loro mani. Piuttosto dovete stare attenti. Piuttosto. È tutto sotto sorveglianza. Tu pare che te e la tua famiglia ne sappiate molto. Ho sentito dire che ci sono stati una serie di omicidi fatti da una creatura, una sorta di megera. C'entrate anche in quello? Non ne so nulla. Merda. Beh, mi sembra che ci sia un'altra domanda da farti, Morlock. Qui abbiamo, c'è uno dei capi, ce ne sono altri di capi del culto, a parte lui. Il culto di Bane gestiva tutto. Gli altri due culti erano solo... soli, senza rappresentanza. Murdoch, ho bisogno di chiederti dove si trova l'alloggio di Amric. Gli alloggi di Amric sono al secondo piano della tenuta, ma lo troverete sicuramente alla Lanterna Bassa. È lì che sta tutto il giorno. Quindi se qualcuno di noi lo distrae, qualcun altro potrà entrare a prendere
gli appunti. I registri contabili vengono tenuti a casa Vantampur. Ho capito. Promettetemi. Vi chiedo una cosa. Una sola. Voglio che uccidiate Amric. Voglio che la vita si spenga dai suoi occhi. Gli avvicino a lui con la tiro fuori la moneta, che comunque la stavo tirando fuori perché devo bruciare il cadavere, e gli faccio: giuro su Orn che il tuo sentimento di vendetta verrà placato e che la giustizia verrà portata. Si alza in piedi in tutta la sua immensità. Adesso andatevene da qui. Io avrei un'ultima domanda, Morlock. Non avete capito? Non c'è tempo. C'è anche qualcuno dei pugni fiammeggianti sul libro paga della tua famiglia? Di non qualcuno di alto livello, intendo. Non lo so. Ripetimi il nome della locanda. Lanterna bassa. Io, Master, nel frattempo... Tutte le terme, aspetta. Ah, ok, vai. Tutte le terme sono sorvegliate da Imp. Il mio fratello maggiore, Tastwell, li usa come spie in tutta la città. Probabilmente saprà già che siete qui. È molto malato e raramente lascia casa di mamma. Quindi per questo non abbiamo molto tempo. E va bene. Farò anch'io questa cosa, ma soltanto per dare un po' di giustizia a te e a questa città. Appena si farà sera, me ne andrò via. Grazie, vi devo la vita. In bocca al lupo. In bocca al lupo. Master, io non sono mai intervenuto in questo discorso. Non perché non sapevo cosa dire, ma per volontà di Herald. Quando il bestione se ne va, io guardo Lara e inizio a parlare in elfico. E gli dico: quella persona di cui parla quel bestione mi sembra che ti infastidisca. Vedi Lara che è ancora molto scossa, la vedi tremante. In elfico ti risponde: sono qui. Sarei dovuta essere promessa sposa esattamente ad Amric Vantampur. Non so cosa stanno progettando, ma penso abbiano piani di conquista per Neverwinter e sono persone orribili. Didrit, tu capisci tutto. Io lo so, infatti poi voglio intervenire. Vedi Herald che assume uno sguardo serio come non l'hai mai visto assumere prima d'ora. Gli si assottigliano gli occhi e ti guarda e dice: salderò il mio debito verso di te contribuendo all'uccisione di questa persona. Anch'io sarò con te, Lara. Vedi che anch'io parlo in elfico. Io rispondo ancora una volta in elfico. Dico: io non so cosa devo fare. Io devono essere... Tyr vorrebbe... Io... Vedete che scoppia a piangere. Era mio dovere. Mio dovere per la mia famiglia, per il buon nome della mia famiglia. Ma lui era terribile e sono scappata. Vedi che Herald si avvicina e non è un gesto affettuoso. Tutto quello che fa Herald non è affetto, semplicemente è un modo
militare che, tra virgolette, a lui, che ti poggia la mano sulla spalla e ti dice: in questo mondo nessuno è costretto a fare nulla, Lara. Se la tua famiglia ti obbliga a fare qualcosa che tu non vuoi, non è bene, è solo guadagno. Se... Mi interrompo un secondo. Vai. Ah, scusa, finisci. Pensavo avessi finito. No, no. Per attirare il tuo promesso sposo, io avrei già un piano in mente, ma prima dobbiamo uscire da qui. Herald, a un certo punto vedi che io penso che sono alle tue spalle in questo momento. No, se mi siedi di fianco. Di fianco, ok, allora vedi che ti appoggio la mano sulla spalla e guardando Lara vedi che anch'io faccio scendere qualche lacrima perché ci siamo, penso, incrociate. So che non è il momento di dirlo, ma mi si è annebbiata la mente quando ho sentito Elturel. Ma ho capito male, vero? Non ha detto... Io ho risposto così di getto, ma non ha detto che è sprofondata negli inferi, vero? Oh no, vedi... l'ho proprio detto, chiaramente. Lo so, ma vedi che io in questo momento sto... Stanno parlando ancora in elfico? Sì. Sì, sì. Vedi, Herald, che io sto quasi lì per riscoppiare in lacrime. Cioè, mi sto cercando di trattenere il più possibile. Ti fisso e ti dico: la sua parola non è assoluta, le sue informazioni non sono certe. Se credi nella speranza, potrà darti una mano ad andare avanti, Didrit. Scusatemi, mi sembra un po' da maleducati che parliate solamente nella vostra lingua. Vorremmo capire anche noi due quello che state dicendo. Io in realtà volevo solo andarmene. Fai come credi. Dovete andare ancora in giro o considero che state uscendo? Sì, per me puoi considerare che stiamo uscendo. Ok, d'accordo. Sì. Sì. Comunque io ti rispondo, Kalius. Perdonaci, Kalius. Non era nostra intenzione, ma... escludervi dal discorso. Più altro è che sembra che abbiate qualcosa da nascondere. Questa famiglia sembra esserti così vicina e non si capisce bene com'è la situazione, quindi se c'è qualche informazione che fa comodo sentire anche a noi, forse possiamo darti una mano, anche se lei è una sedicenne un po' violenta e io forse so solamente parlare. Intervengo io dicendo: non credo siano informazioni che possano cambiare quelle informazioni già in nostro possesso. Sono semplicemente accortenze. No, no, aspetta. Invece potrebbe cambiare tutto. Mi giro. Non ho capito bene il discorso di prima, ero un po' impegnata, ma mi pare di aver capito che tu sei promessa sposa del tizio che dobbiamo uccidere, giusto? Vedete, tipo Lara fa un sospiro. Margesh, tu sai cos'è la sensibilità, vero? Sto solo intanto valutando. Sentite molta puzza. Vabbè, state uscendo intanto. Sì, 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 state sì, camminando. Okay. Sto solo dicendo che se lei può tornare da loro, è la nostra più grande risorsa per ucciderli. Appunto. Può avvicinarsi. Io avevo già un piano in mente, ma ho detto che ve l'avrei esposto all'uscita da questo posto. Vi ma prego. Se volete saperlo prima. Vi prego, ho bisogno di riposare. Ho le mie energie. Non ho più nessun tipo di energia, ho bisogno di andare in taverna, farmi un bagno e dormire. Domani preferirei riparlarne con calma. Va bene, mi giro verso Margesh e dico: sappi che per il mio piano mi servi tu. Ormai. Per il resto della strada sarete in silenzio.
ognuno pensando un po' ai fatti vostri. C'è chi ha la famiglia scomparsa e al destino della sua città. C'è chi ha la sua missione. C'è chi ha il destino. C'è chi ha il denaro. C'è chi empatizza. E c'è chi in all'aeroporto. Uscite dal seminterrato. Le terme sono deserte. Sono ormai all'incirca le 4:30 del pomeriggio. Entrate nella stanza principale. Il marmo fa da padrone, tutto scintillante, questo silenzio quasi quasi strano. Sentite fuori dalla porta grattare. Estraggo l'arma. Estraggo le mie nuove due dache. Non appena estrai le armi, la porta si spalanca. Vedi un essere mostruoso, due grosse ali ripiegate. Cammina su due zampe, ha questa cresta di spine e un grosso forcone in mano. Ruggisce contro di voi. Via. A un certo punto vedete dalla sua bocca aperta comparire una spada illuminata di una luce dorata. Il corpo di questo essere cadere a terra e da lì spuntare subito dopo. Didrit la riconosce. La tua maestra. E qui, signori, si chiude la nostra sessione. Ma che bella la maestra! E con questa musica epica ci spostiamo! Ci spostiamo! Ma, Kallius, ma quello è tuo cugino? Bellino è il diavolo spinato. Lo so, che grado di parente l'abbiamo. Non ci siamo neanche presentati, non abbiamo avuto modo. Non gli ho presentato il mio scudo ancora. Ma si sa, coi cugini sono sempre uno amore e odio. Sì. Signore, è stato troppo estenuante? Ma io mi sono avete buscato... Mi sono sentito con le chiappe al muro più volte in questa sessione. Sì. Però ti dirò, Master, a parte forse il boss finale, tutti gli altri danni erano meritati. Sì. Allora, il boss finale era un GS5. Secondo me è un po' esagerato da manuale, anche perché il dungeon non è tanto con gli incontri, ok? Allora, ci sono delle parti di dungeon che non avete esplorato. Ma ci sarebbero stati un altro paio di incontri minori. La cosa veramente bastarda è quell'incantatrice. Quell'incantatrice è sbagliata. Perché se per sbaglio gruppati vi foste beccati una palla di fuoco, perché ovviamente avete visto da Misty Step che lei aveva slot terzo, e avrebbe avuto un altro slot terzo per lanciarvi una palla di fuoco, qui te la lanciava, qui te la lanciava Moschito. Quando hai detto si teletrasporta, hai detto ma è Misty Step? Sì. Porca troia. Lo era. Infatti, ringraziamo il cielo che ha fatto Missy Step, perché non ha potuto fare altro. Allora, io ho pensato, ho riflettuto, ok? Ho detto, va bene, ha sentito la voce di una persona. Cosa fa? Smette di fare quello che stava facendo, perché io ti ho fatto fare un test nascosto, Moschito. Mm-hmm. Il test nascosto l'hai fallito di percezione. Hai urlato, quindi lei ha preso e si è messa nascosta lì. Ma là infatti è stato un mio errore, perché ero convinto dalle scorse sessioni che le porte erano di pietra. No, ho detto, vabbè, erano di legno vecchio. Erano di legno marcescente. Mi sembra solamente la prima era di... Solamente la prima era di pietra, poi basta, erano tutte... No, non ce n'erano porte di pietra lì. Okay. Zero porte di pietra. E tra l'altro ho riflettuto, no? Ho detto... Un mago non lancerebbe la palla di fuoco su due persone.
perché comunque è una risorsa grossa. Grossa, sì. Però dipende una cosa, perché lui non sapeva se eravamo soltanto in due o se c'erano. L'ha visto spuntare in due, infatti ha aspettato lì. E ho preferito fare mani brucianti in quel del caso. Del tipo ha fatto azione preparata, se vedo due persone gli... c'è più di una persona, lo crocco. No, ha fatto no, ha fatto proprio turno di sorpresa, cioè ha fatto un turno intero. Comunque a me è piaciuto molto come abbiamo ruolato e come ci siamo interfacciati gli uni con gli altri, perché per me adesso c'è stata un'evoluzione nel gruppo. A voglia. C'è stata una bella evoluzione nel gruppo. Avete scoperto un po' di cose nuove. Sì, sì. È stata una bella La prossima evoluzione. Sessione sarà interessante. Allora, quindi bisogna andare a casa Vantampur. Mamma mia. Che problema c'è? Aspetta, la strada, tanto master, non c'è nessun master, trauma. Dovremmo se usciamo da questo posto. Beh, chiaro. Effettivamente non siamo ancora usciti. Prossima sessione, con le poche risorse che abbiamo, vediamo cosa possiamo fare per uscire da questo posto. Sicuramente avete tempo. Il tempo per riposare l'avrete. Ma più poi, che altro... Ma più di che altro, ti ha avuto questa bella sorpresa. Che bella sorpresa poi che ha avuto di Beh, una bella sorpresa. È una bella sorpresa, sì. L'ha avuta qua e qua la bella sorpresa di Idlit. Comunque, no, ma più che altro, fateci sapere anche nei commenti voi se avreste visitato le altre stanze... Quale avreste evitato, quale no? Così da vedere anche un po'. Sicuramente non avrebbero mai lasciato la torcia accesa. Io sicuramente non avrei detto alzate il culo! Quello non l'avrei detto. Sì, ok, ma il personaggio mio dopo 20 volte che ve l'ha detto è stato là a chiacchierare. Vabbè, dopo comunque anche per spezzare una lancia a favore di Moschito, anche in quella situazione il personaggio era abbastanza teso, nervoso. Certo. Sì. Non abbia ragionato ma anche perché abbiamo fatto appena adesso il discorso dicendo ok, dobbiamo stare sul pezzo, dobbiamo stare attenti, e poi vi sento mentre sta andando no, ma perché il libro dobbiamo stare attenti e no perché il racconto cioè se vi siete messi a raccontare, allora ha detto a proposito quel grimorio, se tu non avessi passato il tiro salvezza, caro Sham, saresti stato maledetto. Porca puttana. Una maledizione per 24 ore, che saresti stato vulnerabile a qualsiasi fonte di danno necrotico. Ah, pensavo che la mia ombra iniziasse a ballare. No, quella è un'altra avventura. Scusami. Signori, si è fatta una certa per noi. Per voi no. Per voi sarà pranzo, sarà merenda, ma per noi sono le 2 di notte. Le 2 meno 10. Magari per qualcuno sono davvero le 2 di notte. E se per voi siete le 2 di notte non avete ruolato, ci avete guardato. Signori. Quindi, mi raccomando, se sentite puzza di scoreggia, non lasciate dalle torce. E dai 5 della taverna, una buona notte. Buonanotte. Notte. Ciao.